Eccoci in onda per questo fine settimana meraviglioso, sole, tante aspettative. Perché? Perché siamo di nuovo per giocare e quando si gioca bisogna essere sempre contenti dopo 53 giorni di attesa. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione Un Calcio alla Radio, vi ricordo sempre le tre paroline magiche che non sono delle parolacce, sono degli acronimi che hanno un significato preciso. DAB, Web, App. Cosa significa? Che potete seguire Radio Napoli Centrale, dove in tecnologia digitale, cioè sulla radio digitale, la radio DAB, che trovate nelle vostre macchine di ultima generazione, basta scorrere la lista e cliccate memorizzate Radio Napoli Centrale, o anche sui vostri apparecchi a casa, sui vostri PC, sui vostri device, la radio digitale la trovate in tante parti. Poi ci potete seguire anche in video sul web, perché noi oltre alla pagina di Radio Napoli Centrale, dove ci potete ascoltare in radio, ci potete anche vedere in video sulle nostre pagine di YouTube, Facebook, tutte quelle, i social che normalmente ben conoscete. Per esempio, io che sono un amante non tanto di YouTube, ma sono un amante di altri social e non certo di Instagram, che è il social più moderno. Io che sono un twitteriano, ci potete seguire anche su Twitter. Non basta però. Chi non è in grado di poter seguire le dirette su Facebook, su Twitter, su YouTube, o non è in macchina o non ha la radio a disposizione, sul vostro smartphone, su qualsiasi device, sull'iPad, sul tablet, basta che scaricate la vostra app, l'applicazione Radio Napoli Centrale, cliccate, entrate e ci potete ascoltare. In più ci potete anche scrivere, perché noi, oltre che su YouTube dove commentate, oltre che su Facebook dove potete commentare in diretta, interagire con noi, perché noi i vostri messaggi li leggiamo e rispondiamo, potete anche scriverci su WhatsApp al numero 081 19 51 38 36. Questo è il nostro numero WhatsApp al quale potete approcciarvi per poterci contattare, scrivere e mandare anche dei videomessaggi o dei messaggi vocali. Noi siamo multimediali, aperti a tutto. Io direi però che, bando alle ciance, visto che oggi non è che abbiamo Bruno Lauzi, non è che abbiamo la scuola genovese famosa di Tenco, di Paoli e di tanti cantanti che hanno fatto grande la scuola genovese, ma echeggiando la scuola genovese abbiamo detto: quale Genova per noi? Quale Napoli per Genova? Dove andremo ad affrontare la Sampdoria, una partita che è fondamentale. Bene. Di tutto questo parleremo oggi e di tant'altro, ma prima io direi che vi do due pillole veloci con un editoriale. L'editoriale di Umberto Chiariello. Io non ero tra quelli che pensavano che San Siro fosse la partita delle partite. Certo, andare a vincere a San Siro sarebbe stato importantissimo per due ordini di motivi: rendere il campionato piuttosto abbacchiato, nel senso che le altre società si sarebbero spaventate di una prova di forza del Napoli, e probabilmente questo avrebbe reso la ripresa
meno interessante per chi rincorre. Certo, sarebbe stato un togliere l'Inter di mezzo, non c'è dubbio, ma perdere a San Siro contro l'Inter, che rimane la squadra sulla carta più forte del campionato, per Rosa e per anche Montingaggi, ci sta. Tra l'altro il Napoli ha perso di misura 1-0, non è stato travolto. L'Inter ha fatto il suo gioco, ha fatto l'Inter, difesa e contropiede, molto efficace, ha prodotto un buon 5 palle gol importanti, ha meritato la sua vittoria. Il Napoli è stato un po' moscetto, lemme, come ha detto Spalletti, timidino, ma anche parecchio intimidito dal gioco duro degli interisti che l'arbitro Sozza colpevolmente ha lasciato correre, facendo mancare dei cartellini gialli importanti. Tutto qui. Ci sta e ci può stare, anche perché l'Inter c'è stata spesso indigesta come quasi nessun'altra. E certamente la sponda nerazzurra per noi è molto più complessa da affrontare di quella rossonera, per storia e tradizione recente anche. Ma non è quella la partita che crea il discrimine del campionato. Le partite che saranno decisive per il futuro di questo campionato sono le prossime due, ma in particolare la prossima. Perché il Napoli, che riprende da Genova con la Sampdoria con una franca vittoria, è un Napoli che riprende la sua corsa, dove ha un vantaggio, ricordiamolo, di 5, 7, 8 punti sulle tre uniche inseguitrici, perché le romane non rientrano nella corsa a scudetto, che sono le quinte e le seste. L'Atalanta è franata, l'Udinese non vince più, la Fiorentina è sempre nel limbo del vorrei ma non posso. Quindi non c'è altro che le solite tre strisciate all'inseguimento. Ma ricordiamolo, 5, 7 e 8 punti, che sono il maggior distacco d'Europa nei 5 campionati top, vale a dire quello italiano, quello spagnolo, quello francese, quello inglese e quello tedesco, nominati alla rinfusa. Detto ciò, il Napoli a Genova deve vincere, senza se e senza ma, se non vuole aprire una mini crisi di ripresa delle ostilità e rinfocolare le speranze di chi rincorre. Perché poi venerdì prossimo c'è Napoli-Juve, ma la testa non può essere a Napoli-Juventus. Una Juventus che di riffe o di raffe è tornata a essere la Juve, cioè brutta, sporca e cattiva, molto provinciale, molto difesa e contropiede, molto fortunata, perché la Juve, è vero, noi dobbiamo dire la verità, ha avuto due decisioni arbitrali molto negative che ne hanno frenato la corsa sicuramente, con la Salernitana dove avrebbe meritato di perdere, ma la partita la poi l'aveva vinta, e contro la Roma sicuramente ha avuto una decisione arbitraria contraria che le ha impedito la vittoria. Ma non dobbiamo dimenticare i misfatti di Verona e non dobbiamo dimenticare i misfatti clamorosi di Cremona, dove al di là delle valutazioni se Derses fa fallo o non fa fallo su Danilo, prima ancora che tirasse in porta e che l'arbitro fischia senza Eroldi, senza neanche parlarsi di gol annullato, ma una decisione a mio giudizio sbagliata da due punti di vista, sia della valutazione del contatto sia per il fatto che non ha lasciato giocare, quindi la possibilità di affidarsi dopo al VAR, se mai poi il VAR potesse mai intervenire su un contatto, questo è tutto da stabilirsi. Ma il gol di Valeri, che non è stato riproposto, sulla fiducia abbiamo detto è fuori gioco, invece si è scoperto che fuori gioco non era, e la palla era entrata, quindi doppiamente rammarico. Quindi a Cremona sicuramente la Juve si è avvantaggiata come a Verona e quindi ha pareggiato i conti con la sorte. I 7 punti di distacco dal Napoli ci sono tutti, ma sono 7 partite che non prende gol. Ricordiamoci che l'ultima grande rimonta juventina, proprio con Allegri, fu fatta grazie a una difesa che non prese gol per una marea di partite. Quindi questa Juventus è ancora in gioco. Solo il Napoli, vincendo a Genova e battendola al Maradona venerdì prossimo, può mettere definitivamente out a 10 punti e
con il vento di nuovo in poppa. Ecco perché Genova diventa fondamentale. Oggi ci interrogheremo su quale Napoli giocherà Genova, perché ci sono dei giocatori che premono. Mario Rui al posto di Vera è un ricambio? Probabile. Politano e Lozano si alternano? Probabile, ma c'è un ma. C'è un ma. Qualcuno dice, perché non Raspadori, che in questo momento è l'uomo nuovo da lanciare vicino a Kvara e Osimhen? Un Kvara triste, un Kvara picchiato, un Kvara involuto, un Kvara che la collega del Corriere della Sera, per le pagine del Corriere del Mezzogiorno, lo definisce triste. Dopo la vicenda del furto in casa sua, in realtà di Kvaratskhelia si sono un po' perse le tracce, e devo dire che questa situazione si sta purtroppo allungando troppo tempo. 3 partite saltate per il mal di schiena, il rientro piuttosto farraginoso negli amichevoli e la partita di San Siro, dove ha lasciato aperto a ogni tipo di valutazione il suo rendimento. Insomma, quel Kvara gioioso, quella macchina da guerra clamorosa che si era vista nella prima parte di stagione, in questo momento sembra un po' appannata. E in questo c'entrano anche le vicende private? Secondo Monica Scozzafava, il talento è triste e il Napoli sta provando a tirarlo su. Il furto, l'infortunio, la sosta, cosa sta succedendo ai dolori del giovane Kvara, per citare un po', parafrasando Gate? Lo scopriremo solo vivendo. Era il testo di una famosa canzone, il testo di Magol, la canzone di Battisti. Ma noi andremo ad affrontare Genova, dove la scuola genovese è quella che a noi piace tanto, specialmente se la musica e le parole saranno di Luciano Spalletti. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, veloce, McDrive. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche questa emittente è in Digital Radio. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Buongiorno Rino Cesarano, sindaco del centro di Napoli. Ormai... Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Ormai hai allargato la tua sfera di influenza. Tutti i decumani sono ai tuoi ordini. No, ho spiegato che ce ne sono 3 di decumani, quindi che sono paralleli. Sì. Quindi la gente, invece di andare nella folla, può scavalcare di punti, diciamo. C'è tanta gente, vero? Il tempo bello. Tantissima gente, però secondo me, Umberto, dobbiamo noi capire cosa significa accoglienza. Cioè, il senso dell'accoglienza racchiude il rispetto per gli altri, l'educazione, depositare l'immondizia la sera tardi, non a tutte le ore. Bravo. Amare la propria terra, il proprio territorio. Facciamo la differenziata, diamolo questo messaggio, esatto, importantissimo. Esatto, anche se devono fare 100 metri. E poi un'altra cosa, lasciare le auto lontano. Non possono chiedere dove è San Gregorio Armeno se arrivano su Via Duomo, perché sono già là, per 100 metri a piedi non è la fine del mondo. Quindi lasciare le auto lontano dal centro storico. Esiste sempre questa usanza di andare a comprare sigarette con la macchina, voglio dire. È vero. Oh, hai sentito quella storia di quella ricercatrice che vive a Napoli da 2 anni, che è stata investita da un motorino nel rione Sanità? Sì, ma queste storie di tutti i giorni, purtroppo.
perché io quando sono venuto lì per una presentazione di un libro sono rimasto sconvolto dai motorini che sfrecciano, è una cosa impressionante. Sì, sul marciapiede, controsenso a tutte le ore, cioè effettivamente devi avere gli occhi molto bene aperti. Il regno dei motorini. Sì, ma quello è il senso civico delle persone, secondo me ci vuole anche se qualcosa di forte, che, però come fai? Cioè, il territorio è vasto e se non il cittadino che deve capire queste cose, certo. non ci vuole la, diciamo, il pugno di ferro. Si parte da lì, sempre dalla coscienza individuale, sì. Sono d'accordo. Perché poi si possono trovare loro al posto tuo o al posto mio sul marciapiede e poi si brontolano. Mi rendo perfettamente conto. Rino, ma tu sei già uscito questa mattina presto, già hai fatto le tue cose, sei mattutino? Sì, sono uscito, sono rientrato, ma adesso riesco di nuovo, anche perché oggi non è previsto un pranzo l'auto, perché dopo Epifania... Tu poi ti mantieni benissimo, sei molto bello. Oggi che fai oggi? Manfredi con la ricotta, mangi il sindaco, ti mangi oggi? Sì, no, è una cosa semplice. I Manfredi di Gragnano, è particolare. È pasta di livello... Sì, oro di Gragnano, sì, me l'hanno regalato, sì. Oltre ai paccheri c'erano anche i Manfredi e ci sono anche i conchiglioni. I conchiglioni vanno ripieni. Ma quelli rigati o quelli lisci? I rigati si pensano di più a impregnare il sugo, no? Sì, però il conchiglione è faticoso perché lo devi riempire come riempi i cannoli. Certo, va riempito il conchiglione. Invece il Manfredo lo fai bello, semplice. Con la ricotta di fruscella, immagino. Sì, di fruscella, esatto, bravo. Ricordiamo che la ricotta di fruscella è quella nel canestrino. Nel canestrino. Che è quella poi più saporita. È meraviglioso. Io la prendo di pecora, Di pecora, che è meno panna, è meno grassosa, effettivamente. Ma poi la spolverata di parmigiano ce la metti lo stesso o no? Un po' di pecorino. E pepe? Pecorino, pepe no, all'età che ho io devo andare piano. Niente pepe. Perché pepe pare che sia un nemico della prostata, mi dicono, è vero o no? Non lo so, però comunque mi dicono di evitarlo, i medici mi dicono di evitarlo e quindi lo evito. Io ho degli amici che sono talmente, non del pepe, ma del peperoncino, sono talmente fanatici portano la bustina di peperoncino nel portafogli. Sì, no, ma quello non fa male, però un po' di peperoncino, io ho proprio l'olio di peperoncino. Cioè, come si chiama il famoso peperoncino, quello lì fortissimo, Cioè, io ho un amico che addirittura coltiva le piantine di vari tipi di peperoncino, ma c'è questo peperoncino che non so se è sudamericano, sudafricano, che è una cosa micidiale. È piccolino, lui se lo mette nel portafoglio addirittura, se lo porta appresso e se lo mette. Prima di Natale me ne hanno regalato un ramoscello, proprio con tutti questi, l'ho messo esposto in cucina perché arreda pure. Ma tu l'hai regalata a Spalletti un po' di peperoncino per la partita di Genova? No. Perché io ho visto un Napoli senza pepe e senza sale a Milano. Sì, è vero, non vorrei che il Napoli venisse condizionato da questa cosa di Vialli, perché sicuramente ci sarà una scenografia molto sentita, molto calorosa da parte dei tifosi della Sampdoria, tutto lo stadio. Tu temi una Sampdoria sopra le righe per l'emotività data dalla morte del grande Gianluca? Io temo che il Napoli possa anche farsi condizionare da questo, ma la grande squadra non deve farsi condizionare da nulla, perché si gioca una partita, quello che succede intorno non deve condizionare. Io ho visto molto intimidito il Napoli con l'Inter, anche dall'atteggiamento agonistico dell'Inter permesso dall'arbitro, non è stato determinante, però è stato influente, avuto la sua influenza, la sua incidenza. Perfetto. Perché poi il Napoli non sa rispondere, vedi con che perfetta sintesi hai fotografato Sozza in tre parole. Grazie, hai detto proprio le cose, la cosa proprio perfetta. Non è stato determinante, ma è stato influente. Ha inciso. Secondo me sì. Perché tu, arbitro Sozza, cominci a cacciare il cartellino giallo nel primo tempo alle intimidazioni che ha subito Gravaschele, e poi vediamo. Non è un alibi, non è un attenuante, è un'osservazione. Esatto.
Ma tu hai tanta esperienza per capire meglio di me che un arbitro le partite le può anche indirizzare con un certo comportamento disciplinare, no? Sì, però se parliamoci chiaro, se a Napoli-Argentina dell'82 a Gentile al primo fallo lo andavano ad ammonire, io non so se finiva uguale. Esatto. Però ci sono dei metri di conduzione di una partita, però il Napoli non me ne dissa cosa, a me mi fa arrabbiare, perché se perché il giallo è giallo sempre, non si può dire no, ma interpretazione. Se è un fallo imprudente, è un fallo imprudente, il regolamento dice che è giallo, punto. Ha rischiato di perdere di mano la partita. Se dall'altra parte invece del Napoli ci fosse stato il Lecce, per esempio, no? Un'altra squadra che picchiava e perdeva di mano la partita. A Genova invece bisogna andarci determinatissimi. Sì, decisi. Tu pensi che cambierà qualcosa, Spalletti? Sì, secondo me sì. Una pedina o due. Io può darsi pure che lui schieri in avvio Elmas al posto di Kvaratskhelia, che non sta benissimo. Non stava bene neanche prima le amichevoli. L'abbiamo visto molto impacciato. Non è da Kvaratskhelia più. Ma se non gioca non recupera, però Lo so, però se ha questo problema e lo deve risolvere, se ha questa paura di bloccarsi di nuovo con la schiena e si deve risolvere, si deve vedere bene, andare a fondo del problema. E poi credo che in mezzo al campo può darsi pure che fermi Anguissa e metta Dombelé, parta con Dombelé che sta un po' meglio. Ma Mario Rui o Olivera? Mario Rui. Politano o Lozano? In avvio Politano, e non credo che poi debba sconvolgerla molto Umberto, perché se la sconvolge molto si dice anche Juan Jesus per Rachmani, tu che dici? Credo che dia fiducia a Rachmani, perché con la Juventus lo qui tu vedi tre pedine nuove: Elmas, Mario Rui e Dombelé. Hai detto questi tre? Sì, ma non deve commettere l'errore il Napoli, Umberto, non so se sei d'accordo con me, sì. Non deve commettere l'errore di voler vincere la partita subito, di fare questo pressing altissimo. Lo può fare anche medio-alto il pressing, non cambia niente. Così lascia un po' di spazio anche a Osimhen di poter andare. Esatto. Quindi hai la possibilità soprattutto di non farti trovare spiazzato fuori posizione, come è successo con l'Inter 2 o 3 volte. Hanno commesso degli errori in uscita che il Napoli non li aveva mai commesso. La verità, è stata una cosa brutta da vedersi, perché non eravamo abituati a vedere tanta imprecisione. Effettivamente. La Sampdoria, poi guarda un po', riattacca la spina proprio prima di noi. Encefalogramma piatto. Sì, ho capito, ma una squadra che vuole vincere lo scudetto deve superare poi la cifra tecnica è di gran lunga superiore a quella della Sampdoria. La Sampdoria la mette sul piano muscolare, fisico, come ha fatto l'Inter, il Napoli deve attrezzarsi. Ma la Sampdoria non è una squadra molto fisica, ammesso che voglia metterla su quel piano lì, il Napoli non deve cadere nella trappola di replicare con questo e poi abbiamo tolto Belecinski, che era un elemento fondamentale, perché non giocherà la partita. È stata un'ottima idea. Prenderlo per il futuro è stata un'ottima idea, sì. Perché Di Lorenzo qualche volta è stata una buonissima operazione. Speriamo che anche continui vada in porto, così colmiamo la seconda e ultima laguna dell'organico. Raspadori in rampa di lancio, sto ragazzo che è un talento vero, tu pensi che lo possa mettere a destra, gli possa trovare qualche collocazione, cioè può giocare insieme a Osi e a Kvara senza sconvolgere gli equilibri? Umberto, i giocatori bravi possono giocare ovunque e sempre, però voi siete pazzi a non far giocare Rivera. Però non mai a scompaginare quelli che sono, diciamo, i canoni tattici di questa squadra, perché poi dopo se la vai a sconvolgere troppo e rischi poi di non ritrovarla più. Quindi io credo che a piccole dosi per i Raspadori possa subentrare. Io non dimentico mai le parole di Pelé nel sottopasso della finale del Mondiale del 70, che disse a Facchetti e a Burnic: voi siete favoriti. E loro disse: ma quando mai? Dice: no, voi siete più forti di noi, perché se vi permettete di avere in panchina il giocatore più forte d'Europa, che è Rivera, vuol dire che siete più forti di Rivera, quindi siete troppo forti. Facevi il guardialinea in quella partita, perché l'ha raccontato Pelé. No, ero piccolo, semmai mi potevo intrufolare negli spogliatoi, ma stavo a casa mia. No, ma Pelé questa cosa l'ha raccontata, anche che lui era un grande estimatore di Gianni Rivera, e quindi l'aveva affrontato anche
nella Coppa Intercontinentale. Sì, lo so, scherzavo. Però parlando appunto di morti eccellenti, ma sto paradiso si sta riempendo troppo, però. Pensa che lassù ci stanno i quattro più grandi giocatori di sempre. Pelé, Maradona, Pelé, Di Stefano e Cruyff. Poi si sono aggiunti i nostri gloriosissimi Paolo Rossi e Vialli. Ma che attacco atomico ci sta lì su? Sì, poi Mihajlovic pure, no? Poi si è aggiunto Mihajlovic, che lo possiamo... c'era Scirea, abbiamo Berzotto e Maldini, abbiamo dei abbiamo una nazionale lassù, ma è meravigliosa. Diciamo, la scomparsa di Vialli è quella che ha toccato di 58 più, anni, neanche 59. Perché ci ha fatto entrare nei suoi problemi, cioè le ha fatti vivere... ancora più l'abbraccio con Mancini a England è stato ma lui ha preso questa sua malattia come se fosse stata una missione, una sfida per, anche una missione per il prossimo, per spingere gli altri a credere ad avere poi coraggio, ha raccolto 4 miliardi con Mauro per la fondazione per la SLA il cancro, quindi si era proprio impegnato 4 milioni di euro, 4 milioni delle frasi di Gianluca, io non l'ho conosciuto personalmente, però ho raccolto delle interviste dopo un Napoli-Sampdoria, un Sampdoria-Napoli, quando è venuto con la nazionale, quindi io l'ho ascoltato da vicino, ho raccolto era molto affabile, un ragazzo affabile. Non mi hanno colpito, per esempio, le frasi che lui ha detto negli ultimi tempi, no? Se ti arrendi una volta, poi diventa un'abitudine. Ma poi anche il discorso di Roosevelt che lesse alla squadra prima della finale fu bellissimo. Sì, molto toccante. Sì. Oggi ho sentito a Radio Sportiva, proprio venendo in radio, delle testimonianze di gente comune nei confronti di Vialli. La Radio Sportiva è una radio di derivazione toscana, perché... si occupa di tutta Italia, sta in tutta Italia, però è toscana fondamentalmente. E quindi molte persone dell'uomo. Una signora ha chiamato in radio e ha raccontato un episodio. Dice che, anzi, non la signora, il figlio di questa signora, ha detto: io ero bambino, ero intimidito e impietrito davanti al campione, volevo un autografo ma non avevo il coraggio di chiederglielo. Allora mia mamma si avvicinò a lui e gli disse: Gianluca, senta, io vorrei un bacino da lei, ma poiché lei ha baciato tante donne, forse è meglio che fa un autografo a mio figlio. E Gianluca rispose: signora, prima le do il bacino e poi faccio l'autografo a suo figlio. Con tutta l'umiltà del grande campione. Sì, ma poi la frase è bella: l'importante non è vincere, ma pensare in modo vincente. Questa è bellissima, perché stravolge il concetto juventino che l'unica cosa che conta è vincere, vedi? No, pensare in modo vincente tu arrivi alla vittoria, se pensi sempre in modo vincente. Quindi scacci la paura, acquisti coraggio in tutte le situazioni. E poi l'ultima, la finale, quando lui parlava per gli altri più che per se stesso. Sì. Quando dice: vorrei che un giorno... cioè qualcuno mi guardasse o mi pensasse e dicesse: e anche per merito di Gianluca, se non mi sono arreso. Bellissima questa frase, bella, molto bella. Questa trasmissione del coraggio di combattere ogni giorno contro la vita e guardarla in maniera positiva, di viverla e soprattutto di rispettare gli altri. Perché io ho questo pensiero, Rino, quando siamo toccati personalmente da questi eventi luttuosi, sono per noi dilanianti, sono per noi terribili, sia tu che io abbiamo subito le nostre perdite che sono incolmabili e lo sappiamo, però quando vanno via personaggi che manco conosciamo, e che manco ci appartengono, perché per esempio Lucio Battisti non era napoletano, non era Pino Daniele, che era nostro, no? Sì. Allora, finché ti muore Pino Daniele, Massimo Troisi, Totò, tu li senti tuoi. Sì. Ma anche quando ti muore un Lucio Battisti, un Vialli, un Rossi, un Mihajlovic, che non sono appartenuti alla nostra... Vita. Ventrone, ma io parlo ora di quelli un po' più famosi, Pelé per esempio, sono appartenuti ai nostri affetti più vicini, che possono essere la famiglia, il Napoli, la nostra musica. Comunque io mi sento un po' più solo, perché sono pezzi della nostra vita
importantissimi, sì, che se ne vanno. Però dovrebbero insegnarci qualcosa, ad essere un pochino più disponibili verso il prossimo. Ad essere e a odiare meno di meno, vero? A odiare, sì, di, sì, meno. Esatto, esatto, ci siamo arrivati. Sì, è, sì, questo clima da social insopportabile, io trovo, no, sempre più insopportabile. Non solo i social, ma anche nella vita quotidiana. Anche nella vita quotidiana. Certo. Non c'è rispetto per nessuno e per niente e per nessuno. Non va bene così, non va bene. Vabbè, così. Peggio dovrebbe... di te non c'è nessuno, tu addirittura sei andato cannibale, ti mangi il sindaco oggi. No, 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 ma gliela chiesti il permesso per mangiarti Manfredi? No, no, fare il sindaco di questa città non è, è, non è facile, è difficile, non è facile. Senti, ma tu che hai il polso della gente, io ti chiamo anche per questo, perché sì, la gente ti ferma, sì, ora, sì, tu sei diventato venerato, Casarano, oggi eri Cesarano, tutto a posto? No, dottore, oggi sono dottore. Oggi sono dottore, ma dico dottore vai bene. Cioè, ma il clima è di paura, c'è timore, no, di attesa, di attesa di questo riscatto, di voler rivedere il Napoli di prima. C'è, quanti caffè ti hanno offerto? Che mostra in fibrillazione, avrai almeno 6 caffè sulle spalle. No, 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 mi sono fermato a 2, devo dire di no, devo ringraziare e dire di no purtroppo, perché qui è diventata un'abitudine. Sì, no, 2, se no veramente andiamo in tilt. No, c'è un'attesa, diciamo, fiduciosa, però c'è anche la remora, dici, vuoi vedere questa squadra non riesce più, che ha perso le certezze. No, la paura di molti è che fa la fine della Lazio dopo la pandemia, questa è la paura, diciamo la verità. Invece non dovrebbe esserci, perché ci sono i ricambi giusti, non tutte le partite. Ma Spalletti sono come è sul pezzo, io penso che la squadra sia sul pezzo. Dai. Poi l'Inter doveva caricare quella partita, il Napoli deve pensare a tutto il girone di ritorno, deve pensare alla distanza, perché l'Inter se toppava quella partita lì era fuori dai giochi. E il Napoli invece, a livello di preparazione, di programmazione anche atletica, del lavoro che hanno svolto, è finalizzato alla tenuta fino alla fine del campionato, fino alla primavera, non può caricare tutto su. Tu ti rendi conto che la Juventus in una settimana si gioca tantissimo, non dico tutto, ma tantissimo, perché il 13 viene a Napoli. E il 20 la Corte Federale d'Appello decide se riaprire il processo sulle plusvalenze, fermo, certo, restando però... che arriveranno altri processi, non è che finisce lì, certo, però è diciamo la squadra che più continua, che pur soffrendo tantissimo riesce a vincere le partite. Cremona l'ha proprio rubata, sportivamente parlando, non rubata nel senso di campo, come dicono gli uomini di campo, ovviamente. Sì, e questo ci lascia pensare che i problemi esterni alla squadra non influiscono più di tanto, che la squadra comunque con la fortuna o senza fortuna riesce a vincere le partite. Ne ha vinti 6-7 di fila, se non sbaglio, no? Senti, io una volta volevo strappare il tesserino a Gattuso perché aveva fatto giocare insieme il Duomo Viola, Fabian Ruiz, Paolo Della Luce e Bakayoko, no? Sì. E io dicevo che non si poteva far giocare una coppia così lenta, mi arrabbiai forte, dissi una frase che non andrebbe detta, che gli avrei stracciato il tesserino per questa scelta. Ma se fosse da ripetersi una frase che non è bella da dirsi, ma a Nicola che gli dobbiamo fare 1000 pezzettini per aver affrontato il Teo e Leao con Sambia e Radovanovic? Sì, è vero. Mi dai lo spunto per dire che il Napoli non deve lasciare Lobotka troppo da solo a cantare e portare la croce. Anguissà oppure Dombele e Zilischi e devono essere in sintonia con Lobotka, non lo possono lasciare lì in mezzo. Si è visto proprio solo a Milano il povero cinghialotto. Oppure Anguissà vedere Mkhitaryan fare il lancio indisturbato a Di Marco. Ostacolalo, no? Fai fallo lì in mezzo al campo. Ma Politano che fine aveva fatto? Politano era rimasto all'aeroporto. Però quando il contropiede è fatto bene, vedi, in 3 passaggi sono andati in gol. Lancio, cross, gol, bello. Ma il Napoli era totalmente scoperto, non vuoi dare campo. Esatto, tu stai giocando in trasferta. Fuori posizione. Da una rimessa laterale poi, manco da una ripartenza. Sì, quello è stato lo specchio proprio della scarsa attenzione che ha avuto il Napoli in quella partita. Comunque ti sento fiducioso e carico per Genoa. Io sempre. Ora devi darmi la tua preferenza, la scuola genovese che è famosissima. Lauzi, Tenco, Paoli,
Sì. Chi è il tuo preferito? Io sono un Gino Paoli dipendente. Anch'io, ma anch'io. Io sono Gino Paoli dipendente proprio. Ma io ho conquistato le donne con sapore di mare. Ah, hai capito? Io devo dirti da una lunga storia d'amore l'ho messa come colonna sonora del film di matrimonio con mia moglie, perché per me quella è una canzone straordinaria. Gino Paoli è insuperabile. E per me Il cielo in una stanza credo che sia la canzone più bella mai scritta in Italia. Anche però Sapore di mare, che era dedicata poi a Stefania Sandrelli, Sapore di mare. Che è una delle nostre, diciamo, da ragazzi, la Sandrelli per noi era un mito, era un assoluto, mito. Assoluto. Certo. Come no? La Sandrelli era anche oggi, per la verità, sì, una donna meravigliosa. Meravigliosa. Mentre Il cielo in una stanza è dedicata a una prostituta. E questo non lo sapevo. Eh sì, perché Il cielo in una stanza è appunto la stanza d'albergo. Quello era il tema. Però Sapore di mare invece era dedicata alla grande Stefania che usciva dalle acque e lui scrive questa canzone. Sì. Tra le immagini Stefania Sandrelli giovane, insomma. Sì, io avevo l'album della Sandrelli, collezionavo le foto. Lei fu scoperta giovanissima, se non ricordo male, da Pietro Germi. Comunque Il cielo in una stanza, anche quello cantato da Mina, è bello. Vabbè. Il pezzo, ma è anche favoloso, anche favoloso tutto il live con Ornella Vanoni, anche perché sono stati una coppia nella vita, una grande storia insieme. Poi Senza fine, ne vogliamo parlare? Senza fine. No, per carità, non è primo in assoluto Paoli. Anche se io avevo una passione per un cantante meno conosciuto, Ricky Gianco, grande amico di Paoli. Parigi con le gambe aperte è una canzone stupenda, secondo me. Sì, io ero amico di Rocky Roberts. Rocky Roberts! Quando veniva in costiere, quando veniva a Maiori. Com'era la canzone di Rocky Roberts? Quando veniva alla Torre Normanna, noi andavamo ad Amalfi a prendere il gelato insieme, si faceva la folla. Quindi perché io avevo una macchina scoperta, una Topolino. Hai capito, sempre bon vivant, bravo. Avevo una Topolino, una Topolino che avevo scoperta. Come per tagliato. Tutte le ragazze, questa era la canzone di Rocky Roberts. Sì. E io andavo volentieri con lui, perché poi era anche una promozione, una pubblicità per la sera, no? Dice venite alla Torre Normanna, c'è Rocky Roberts. È sempre quindi, con gli occhiali scuri poi. Sì, con i jeans, gli occhiali scuri, sì. Quindi andavamo a... Con un'altra canzone che io trovo meravigliosa di Ricky Django è Pugni chiusi. Bellissima, bellissima. Sì. Vabbè, abbiamo parlato di Tenco e di tutti gli altri. Sì, anche Jimmy Fontana. Bertoli, Pierangelo Bertoli. Certo. Però il Napoli con la Sampdoria deve fare la partita giusta. All'album suoniamo la musica nostra, ci portiamo Pinuccio e tutto il resto appresso. Napoli Centrale, noi siamo Napoli Centrale, quindi il blues, il giamsenese, abbiamo voglia di presentare, noi ne abbiamo di armi musicali da spendere, voglia. Con un pressing medio-alto è inutile fare questo pressing altissimo. Beh, i tifosi napoletani ti torneranno a cantare Lo soldato innamorato, io sono innamorato di quel coro là. Sì, ma io credo che, a parte il fatto che... Oi vita mia! De Laurenti si piace Sole mie, io ho una proposta... Ah, lui piace Sole mie, piace. Sì, ma soprattutto cantata dai tenori, così dai lirici, dai cantanti lirici. Poi c'è rimasto giusto Bocelli, perché sono morti tutti. E io ho una proposta per la fine del campo, l'ultima partita... E che proposta gli hai fatto? Un prepartita con tre o quattro cantanti lirici napoletani giovani che cantano queste canzoni, Solo mio, Soldato innamorato, tre o quattro di intrattenimento in mezzo al campo. Noi abbiamo il conservatorio a San Pietro a Maiella che sforna talenti continui. Musica live come ci fu quella a Monaco di Baviera dove Maradona. Vabbè, life is life, è storia, è mito. Maradona incomincia a palleggiare. Vabbè, insomma, l'abbiamo messa in musica sta partita, Rino. Ci vuole la musica perché trovo ci vuole. Però a me ha ricotte e fruscella che tu hai mi ha fatto venire l'appetito che non hai idea. Al dente. Sì, Manfredo ha fatto al dente, non ci si discute proprio. Ma il sugo com'è? La salsa finta, non il ragù, ovviamente.
No, 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 è la salsa semplice, cioè poi ancora sì, i pomodorini mi hanno regalato due pennoli. Ah, pomodorini e pennoli, dai, poesia. Beh, il bicchiere di rosso ce lo mettiamo sopra per chiudere, dici di minorità. Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Comunque la frittata di maccheroni che ha portato alla festa di Natale a Canale 21 era strepitosa. Ma non mi è piaciuta. Ah no, io mi piace, ho fatto pure il bisso, stai scherzando, buonissima. Posso fare meglio, posso fare pensa più. Un po', pensa un po'. Grazie Rino, forza grazie Napoli. A buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, grazie. Eh sì, andiamo in pubblicità perché poi abbiamo subito il prossimo ospite che ci dovrà parlare del mercato del Napoli che è in fibrillazione, non è affatto fermo. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, veloce, McDrive. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche questa emittente è in Digital Radio. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccolo con noi in linea l'uomo di Ass, che non è il napoletano con la Z, attenzione, ma è un famoso periodico spagnolo, ma è soprattutto un uomo che del mercato sa tutto. Mirko, buongiorno, Mirko Calemme. Buongiorno Umberto, non esagerare perché nel mercato attuale, o meglio di questo invernale, è difficile muoversi. Io quindi sto brancolando un po' nel buio, ti dico la verità. È difficile? Perché è difficile? Perché? Perché? Perché il mercato invernale è sempre più difficile di solito. Ah sì? Sì. C'è meno tempo, ti rispondono di meno gli operatori perché è tutto compresso. Sai, quello estivo, tu parti a fine maggio, inizierà a mandare messaggi, telefonatine, eccetera. C'è più la situazione sotto controllo, dici tu. No, si cuoce più a fuoco lento, come dire. Poi adesso ci sono stati i mondiali, poi ci sono le feste, poi quello, poi quell'altro, insomma. Sì, almeno nella mia esperienza è più difficile. È più difficile. Però sul Napoli mi pare che le operazioni sono discretamente chiare. Sì. Operazione Sampdoria, Berecinski da una parte, Zanolli dall'altra. E oggi ci sono le visite mediche di Benecinski? Sì. Quindi è definita l'operazione perché si parlava dell'aumento di contratto di Zanoli? Stradefinita, ma non da oggi, insomma, da un bel po' di giorni. E dovrebbero completarsi le visite nelle prossime ore, quindi... E la situazione Sirigu Contini com'è? Perché io ero convinto che Contini arrivasse insieme a Sirigu per coprire un buco che c'è oggettivamente sul terzo portiere, ma anche sul secondo, visto che Sirigu ha una salute piuttosto ballerina. Però leggo che vuoi andare a Cagliari, tu che mi dici di questa cosa? Sì, sembra così. Ecco, questa è una situazione che per esempio non ho ancora molto chiara, perché la Sampdoria sulla questione Contini... Vabbè, l'hanno preso il portiere, quindi lo liberano, no? In teoria deve liberarlo, esatto. E su Sirigu, se poi c'è davvero, bisogna vedere se il Cagliari veramente c'è forte sul giocatore, pare di sì. Come fai a non a fine carriera? Lui è sardo, andare a chiudere la carriera in Sardegna a per casa, lui con Ranieri che lo vuole, quindi ma ne dobbiamo prendere un altro a quel punto. A quel punto sì, potrebbe essere una soluzione non semplice, perché comunque credo ti serva un portiere che ti garantisca un po' di sicurezza nel caso in cui... Anche in Champions, per esempio. Esatto, non dovesse perché essere... Contini è forte, ma di Serie A non ne ha proprio esperienza. Quindi è una situazione da valutare seriamente. Io non...
Non so, io come ho sempre detto, sarei stato, ecco, sono felicissimo di vedere il Napoli chiudere solo l'operazione per il terzino destro, che neanche mi aspettavo, o meglio fino a due mesi fa non mi aspettavo che riuscisse a chiuderla, quindi per me è un'ottima operazione, è un'ottima operazione, sì. E non parte niente, perché poi la rosa è completissima. E Demme? 10.000 richieste, tanti nomi, ma credo il Valencia per ora si è un po' defilato, anche se Gattuso continua a monitorare la situazione. Ma non è che si piglia Bakayoko, Gattuso, che non vuole, Bakayoko è lì, se lo vuole se lo prende, è tra i nomi, è nella lista del, ma perché Valencia, anche a Valencia c'è un problema di impianto della luce. No. Al di là di questo, no, io credo che non sia del tutto convinto neanche Gattuso di chi prendersi, alla fine si avrebbe già fatto, sta provando a trovare qualcosa di meglio. Demme, il problema è che quello guadagna un sacco di soldi e non li vale, e quindi non si è un po' bloccata quella. Su Demme ci sono i turchi della Dama, in questo momento non, quello dove, dove allena Montella, esatto, non sembra una operazione caldissima per ora, però c'è un interessamento. Ma io ho letto perfino l'Eintracht Francoforte, il nostro prossimo avversario di Champions. Quella è stata una delle prime che è uscita, anche perché lì lo conoscono, insomma, non, cioè, da quello che da come ti sento ho capito che secondo te Demme non si muove. Guarda, io credo che innanzitutto voglio capire il Napoli che intenzione ha, perché se esce Demme devi andare a chiudere per un sostituto subito, per come la vedo io, altrimenti ti indebolisci. Per quanto Demme non abbia avuto spazio, ma per me la forza di una squadra si misura anche dalle alternative in caso di necessità. Ma non c'è la possibilità che Unai... Quello stavo per dire. Sarebbe, ecco, poi sarebbe poi l'operazione di altissimo livello che va a chiudere, anche cara, perché ti costerebbe intorno a 15 milioni più vari bonus. No, un giocatore di 22 anni importante. È un giocatore importante, giocatore seguito in tutto il mondo. Che alternative importanti in Premier, nella stessa Francia. Poi se il Napoli, per anticipare la concorrenza, la chiude a prescindere, anche se resta Demme, la lascia in prestito all'Angelo fino a fine stagione, per me resta un sarebbe un colpo eccezionale, per l'amor di Dio. E c'è il Napoli assolutamente sul giocatore, ci sta. Assolutamente ci stanno provando, è un'offerta anche importante. Ma col giocatore l'accordo c'è o no? Col procuratore del giocatore o no? Non credo sia già definito del tutto, ma c'è ottimismo. C'è ottimismo. Però non è ancora un'operazione definita, ecco, perché comunque ci sono sirene dalla Premier, che lì comunque i soldi lo sai, sia per il club che per il giocatore arrivano più facilmente. C'è Marsiglia. Napoli si sta muovendo in anticipo. Adesso, Umberto, la cosa che è cambiata rispetto a luglio, dove facevi fatica magari a convincere alcuni giocatori perché era un momento un po' difficile. E ora a Napoli ci vengono. Ma tutti vogliono lì a Napoli perché sembra che è un'occasione storica. Certo, è cambiato. Dico poi che all'estero tutti, ecco, al netto della prestazione con l'Inter, hanno tutti fiducia sul Napoli outsider anche in Champions, che possa arrivare ancora lontano, perché ecco, colleghi di Barcellona che ho incontrato a Madrid a dicembre dicevano: state attenti con l'Eintracht, perché abbiamo avuto brutte esperienze noi con l'Eintracht l'anno scorso, però se lo tirate fuori poi diventate una scheggia impazzita che può far paura a chiunque. È vero. Anche per questo, in virtù di questo ti dico, aspettiamo prima di cedere Demme, perché adesso viene la Coppa Italia, c'è l'inverno, c'è la Champions, c'è una Champions con grandi possibilità, grandi obiettivi di arrivare ai quarti, che non è mai giocato nella tua storia. Poi ad aprile arriva il braccino, che ben conosciamo, ci è costato tante volte a tante squadre, sì. Le certezze. Quindi tu saresti contento che dopo Berecischi il mercato sia chiuso? È meglio così, tutto a posto. Quella è la mia, ecco, se poi metti la ciliegina Unai pure per luglio, oppure se cambi Unai con Demme, là poi anche signore mai peggio, come si dice. Però, senti, ma il Milan prende Auer per giugno, quello è un bel giocatore, mi piace tanto. Quello è Auer, sì, è un bellissimo giocatore, non so se l'hanno già chiuso onestamente. Ma è francese o no? Sì. Perché io mi sono meravigliato che non l'abbia convocato per i mondiali. Anche come sempre di origine algerina anche lui. Perciò mi te lo chiedevo, perché avendo la doppia, non so se lui è della nazionale algerina o francese.
No, lui di base è francese, è anche sordito se non erro. Però al di là di questo, tu se vai a vedere la Francia, aveva una nazionale di non convocati clamorosa, quindi non mi ha sorpreso quello. Ecco, sarebbe un altro grande colpo. Per fortuna se ne parla per giugno e non per gennaio, perché rinforzerebbe parecchio il Milan, effettivamente. Esatto, sì, sì. Ecco, adesso che vi dico, comunque, effettivamente io ho esordito con la Francia, ma in amichevole, quindi potrebbe ancora optare per l'Algeria. Per l'Algeria, sì, perché sì, è amichevole. Però venendo a noi, allora, il Napoli l'abbiamo detto. Marfella che fine fa? A proposito. Non ho capito. Marfella che fine fa? Non lo so, questo non il ragazzo dovrà trovare una collocazione prima o poi. Sì, sì, perché si parlava anche di una possibile inserimento anche lì nell'affare con Berezinski. Non ci sono attualmente novità. Non se ne parla. Ovviamente se arriva a chiudi continui come adesso, devi piazzarlo, devi cercare di mandarlo a giocare da qualche parte, anche se però ecco, vedi, queste sono situazioni che poi si regoleranno nel corso del mercato. È ovvio che se hai questi portieri non puoi tenerlo lì parcheggiato fermo. E pare che il Napoli comunque voglia andare a trovare una squadra che anche perché il Napoli ha già bloccato per giugno Caprile del Bari, appunto, quindi non avrebbe senso, però ecco, pare che sia così al momento. Non ho. Ma Cedira viene a Napoli poi a giugno? Non lo so, mi sembra un po'. A parte che il Napoli, insomma, a chi viene a sostituire? Perché l'organico è pieno. Se mi dici sostituisce Osimhen, no. Direi proprio di no, sinceramente. In quel ruolo devi capire che succede in attacco. Nel senso, se il Napoli vende davvero Osimhen, perché i piani per logica potrebbero essere chiudere la stagione alla grande, ecco, sappiamo come. Se scala titolare Raspadori, Simeone di rincalzo, lui diventa il terzo attaccante. A quel punto. Esatto, se diventa così, ma se c'è da capire poi se tu incaschi 120 milioni per Osimhen, se non può avere più senso andare a puntare su un'altra grande prima punta da 50 milioni, magari giovane come fatto anche perché in rampa di partenza, diciamo, di lancio ci sta Lozano quasi sicuramente. Diciamo, credo che i piani siano vedere, ascoltare le proposte che arriveranno, che sono già arrivate, arriveranno per Osimhen dall'Inghilterra, perché il giocatore lì vuole andare in futuro. In Inghilterra per Osimhen 100 milioni ti riesci facilmente a guadagnare, il Napoli ne chiede di più. In realtà, pensiamo a oggi, perché se pensiamo che la squadra cambia, la gente poi si indeposisce. Stiamo parlando, io dico, ecco, mancano pure quando si valutava la prestazione con l'Inter. Pensate quanto è lontano il 4 giugno. Mamma mia, quante cose devono succedere. È un'eternità incredibile. Quindi non. Allora, venendo a noi, abbiamo detto il Milan se si rinforza lo fa a giugno, ma adesso non fa niente praticamente. No, non credo che ci sia. Ha fatto un portiere un po' particolare. Forse si parla che possa arrivare anche un altro portiere. Sì, perché c'è il problema di Magnanda che è forte. Quindi non deve anche occuparsi dei rinnovi, della questione delle Leao, la più importante di tutte. Quindi il Milan lo teniamo là bello fermo. L'Inter fa qualcosa, poi non c'hanno manco gli occhi per piangere. No, non credo che l'Inter si muoverà sul mercato a gennaio, sinceramente. Skriniar che fa? Rimane, va via. Ed è stato ottimista Marotta, ma con una frase che secondo me non può far trasparire tanto ottimismo, che dice vogliamo fare tutto ma non l'impossibile. Certo. Mi sembra anche giusto. E la Juve? E la Juve fa qualcosa? La Juventus quest'anno ha una... Non c'hanno manco gli occhi per piangere, altro che... Lì è più che di occhi, perché lei lì si sta piangendo per altre questioni. Appunto, non volevo infierire, insomma. Non è che mancano, visto i 700 milioni di capitalizzazioni che ci sono stati negli ultimi 3 anni, quindi i soldi non sono un problema. Quest'anno stanno facendo a gara a chi fa più perdite, perché la Juve ha chiuso un bilancio da paura, addirittura più pessimistico di quanto si pensasse. Ma la Roma ha battuto tutti i record di perdite, quasi 220 milioni di perdite. Appunto. Quindi anche la Roma non può fare proprio niente. La Lazio non c'ha un euro, manca a mettere lo dito sotto e sopra. Esatto.
quindi io... C'è l'unica squadra che può fare qualcosa è il Napoli, volendo proprio. Sì, se il Napoli fa un'AIFA... fa un'operazione importantissima. Sì. Più importante come, per esempio... Però diciamo che il campionato lo affrontiamo così come stiamo, tutti quanti. Di rivoluzione, ecco, beh, se devo essere proprio onesto, la grande incognita di questa seconda fase di stagione è la Juventus con i suoi recuperi, perché comunque la Juventus aveva fuori... a Cremona aveva Bonucci, Di Maria, Vlahovic, Pogba, Chiesa che è entrato dopo, Vlahovic, questi non è che non sono bruscolini, direi. No, Pogba no. Gioca poco, va bene, ma Pogba 20 partite all'anno le fa, e da qua a fine stagione non aspetto che le faccia una ventina di partite. Vlahovic prima o poi deve dimostrare. Vlahovic la pubalgia l'ha scontato, gli darà fastidio senz'altro, ma in campo scenderà. Di Maria gioca. Quindi tu stai dicendo che il 13 a Napoli sarà la madre di tutte le partite. Se il Napoli vince quella partita, mette tanto filo in cascina per tenere la Juventus lontana. Perché in questo momento hai la fortuna di prendere ancora una Juventus molto debilitata. Comunque reduce da tante vittorie consecutive, vediamo questa giornata. Questo è pericoloso. Sì. Però ha preso 0 gol, sta ritrovando un po' una quadra, poi va detto che non sta giocando bene, che, ma tanto che la Juve giochi bene è un'opzione da una vita, quindi dov'è la novità? Esatto, quindi che onestamente a Cremona la direzione arbitrale, cioè, sulla questione del serve, perché lì poi c'è anche chi deve buttare, guarda, lo sposta, potrebbe essere fallo, ma io vado al di là di quello. Se tu Ma se a Cavalaschiera l'hanno tranciato e non nessuno ha detto niente, poi lì... Subito, poi su qualsiasi discorso sul merito del fallo viene meno, perché tu proprio sei andato contro qualsiasi logica in ottica di VAR, una palla in area piccola, ma come ti viene di fischiare? Aspetta che fischia l'azione. No, ma si tratta di aspettare 2 secondi. Cioè, quindi non c'è proprio di discussione. No, ma poi la cosa più grave è che il gol di Valeri si è scoperto che è regolare. Tra l'altro, sbagliare sul fuorigioco è assurdo. Ancora le immagini di quel gol, quindi va messo tutto nel calderone da qua a fine stagione. Quindi stiamo tranquilli, nel senso, godiamoci questo campionato che sarà lungo, sarà storico. C'è poco da discutere, bisogna vincere a Genova e battere la Juve. Questa esatto. Se uno vuole vincere, deve fare questo. Ma comunque tu a livello di mercato mi hai detto che dormono tutte belle, sedete, tranquille, non fanno niente a nessuno. Quindi i rapporti di forza rimangono questi. La vera rivoluzione sarà la Juventus che recupera tutti gli infortunati davvero, e là diventa pericolosissima, perché diventa l'avversario più forte. Se Vlahovic torna bene, se l'Inter recupera Lukaku, se Milan recupera Ibra, non scherziamo, sono giocatori che spostano in Serie A tanto, anche Di Maria tanto vituperato per quanto poco sta giocando, quando c'è stato fa la differenza. Però quando gioca fa la differenza, sì. Quello è il problema. Dici bene, l'incognita maggiore è sempre la maledetta. Per me la Juventus, perché poi il Milan, devo essere onesto, è quella che al rientro ha giocato meglio di tutte, ma aiutato da una Salernitana che l'ha aggredito con questa difesa alta, con difensori però molto lenti, quindi ha proprio sentito. Sambia contro Leao è un suicidio annunciato. Cioè, difendi in un modo diverso, stai più basso, chiudi gli spazi, non puoi andare a aggredire in quel modo e ti ha bucato come voleva. Poi va detto ciò, ha fatto una prestazione clamorosa, che 9 parate, al di là dell'incertezza sul primo gol, ha fatto 9 parate, alcune delle quali difficilissime, altrimenti finiva in goleata. Sì. Però lo voglio rivedere il Milan adesso con la Roma che arriva anche lì. Insomma, tu pensa che io Ochoa lo volevo a Napoli al posto di Reina 10 anni fa, 7-8 anni fa. Io non capisco, questa è un'altra incognita questo ragazzo, perché se tu vedi la sua carriera, possibile che neanche un top club abbia puntato su di lui? Perché qual è il grande mistero di Ochoa? Forse noi lo vediamo, abbiamo negli occhi questa grande prestazione mondiale, ma nel quotidiano... No, io ti dico che io l'anno che il Napoli puntò su Ochoa, tra i tanti nomi che si fecero, e poi rimase Reina alla fine, io mi seguì tutte le partite dell'Ajaccio. Lui giocava in Francia, l'Ajaccio, in Corsica, e l'Ajaccio lottava per non retrocedere. Sì. E Ochoa fece ad Ajaccio un campionato strepitoso. Però poi dopo andò in Spagna e trovò davanti quel portiere africano fortissimo. Ora mi sfugge il nome, Cameron mi pare che fosse. C'era questo portiere africano che in Spagna era uno dei migliori del campionato, che lo chiuse e lui non giocò mai. E poi andò allo Standard Liegi, dove invece è stato
al Malaga, sì. Al Malaga, bravo, c'era questo portiere africano fortissimo che non gli fece giocare quasi nessuna partita. Poi lo Standard Liegi invece, che era la patria di Prodom, uno dei più grandi. Kameni, ecco, bravo, bravo, perfettamente. Kameni, che era uno forte. E invece poi lo Standard era un eroe, ha salutato da eroe. Quindi, tutto sommato, quando forse ha giocato... fortuna, mancanza di momenti. Ma forse l'altezza, il fatto che fosse un po' troppo sudamericano, di quei portieri un po' appariscenti, molto... plateali, ogni tanto fa qualche errore vistoso e poi ti fate sì, hai capito? Forse era più da piazza da salvezza, dove il portiere è impegnato tante volte che si esalta, piuttosto che da grande squadra. Sì, però ha giocato, ha fatto bene. Infatti, dire la verità. Salerà fa un gran colpo, secondo me, fa un grandissimo colpo. Vabbè. 9 parate all'esordio col Milan. Insomma, la Salerà piazza qualche altro colpo per chiudere? La Salernitana è sempre molto molto attiva, io non mi sorprenderebbe, anche perché, ma un ritorno di Sabatini anni... per De Sanctis non sarebbe la cosa migliore, no? Allora, Sabatini è aperto, però credo che i rapporti siano difficilmente recuperabili. Per me è stato un grave errore. Perché Sabatini comunque in 15 giorni ha costruito una squadra che si è pur facendo qualche errore, perché gli attaccanti che aveva preso hanno fatto un gol in due. Però dovevi dargli la possibilità di fare un mercato vero, non un miracolo in 15 giorni. Dagli la anche perché poi quando parli di giocatori te li hai piazzati. Poi Sabatini i calciatori li trova, ha trovato Ederson che gli ha portato un sacco di soldi. Sì. Boinen. Ha fatto 3 o 4 di altissimo livello. Quindi è stato un grave errore. Sì. Qui dopo Colussi Caviglia c'è stato qualche altro arrivo? Non ho capito perché. Dopo Colussi Caviglia si chiama così? Sì, non lo so. Ti dico la verità, non lo escludo, ma non credo, perché è un club sempre molto, molto attivo. Vabbè, ma un terzino lo devi per forza. Un terzino, sì, tra i club sani e quelli che si muove. Ecco, quando facciamo il discorso sì. dei club che possono muoversi, ecco. È uno dei club che possono farlo, quindi siamo a inizio mercato. Mirko, ti abbiamo dato la maglia da titolare, ma in banchina sta scalpitando Ciro Troise, che sta per entrare. Che... Ah, perché sarà Spalletti... come Diego Simeone a Milano. Ciro, sì, perché poi il problema, sai qual è? Che Spalletti chiama Ciro per sapere la formazione. Esatto. Spalletti non la sa, allora la chiede a Ciro Troise, capito qual è il problema? Vai tranquillo che con lui insomma, ce la dà. Simeone a Milano, ma non quello dell'Inter, che comunque è stato bene, perché non è quello di Milano, del Milan. Quindi, io ho nominato Ciro Troisi, è partito Siri sul cellulare da solo, si è esaltato. Pensa come si esalta, quando si muove Ciro. grazie Mirko Calemme, stavo dicendo Mirko. Ciao, Troisi, Alberto. Facevo la crasi, vedi, a posto. grazie. Ciao. E ora sapremo finalmente qual è la formazione del Napoli, ma dopo un pizzico condito con l'origano di pubblicità. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, veloce, McDrive. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi dab. Anche questa emittente è in Digital Radio. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Noi siamo ovviamente contro il lavoro minorile, però io oggi ho la regia un meraviglioso regista di quanti anni? 11. Cose da pazzi. È fantastico. La dinastia degli olandesi che prosegue. Andiamo avanti. Al telefono, come abbiamo detto, con Mirko Calemme abbiamo scoperto che Spalletti ha voti di memoria, non si ricorda la formazione, chiama Ciro Troise e Ciro gliela ricorda, è vero Ciro? Tu puoi andare in galera la gente. Ciro, cosa ha fregato l'altra volta? Ha messo raccomani? Ha
fregato tutti. Nessuno l'aveva detto questo, nessuno. No. E forse era meglio che non lo metteva, tu che dici? Io sinceramente mi aspettavo... Anche perché il gol che abbiamo preso è sulla coscienza proprio del... Anche, devo dire, Zeko fa un grande movimento. Sì. Sul primo palo, attacca sul secondo. Lui però è parso un po' statico nella lettura della... Si è fatto prendere in mezzo, dai, diciamo la verità. Sì. Però mo gioca o gioca di nuovo con Jesus? Perché leggo di nuovo... La risposta che è data da noi in conferenza stampa fa pensare che lo fermerà, perché ha detto, dopo tanto tempo che non gioca, addizionare subito altri 90 minuti può essere un rischio, è un fattore su cui stiamo riflettendo. Quindi... credo che stavolta... io non ho sempre pensato che ne giocasse una delle due, mi aspettavo domani a Milano... Credo che a questo punto domani giocherà Kim Juan Jesus. Quindi Kim a destra, Juan Jesus. I terzini, uno è sicuro al 2000%, perché per contratto, se non fa 80 partite, non viene pagato. Sì, ora è ufficiale Benedetti, quindi il Napoli avrà, dopo la maledizione del terzino sinistro, ha risolto anche la maledizione del vice di Lorenzo. Bene. Avrà il transfer tempo per Genova? No. Non credo, il Napoli partirà fra poco. E Zanoli non c'è nella rosa, quindi parte senza Zanoli e senza Berezischi. Sì, anche la Sampdoria però non avrà né Berezischi né Zanoli, credo. Penso che siamo andati meglio noi però, perché Berezischi era titolare, quindi... Quindi abbiamo tolto un uomo importante nel frattempo. Sì, sì, effettivamente quindi, sì. Meret sta bene, ha passato la febbre, tutto a posto, Meret sta bene. Sì. Hanno recuperato in tempi record. Senti, ma dimmi una cosa, ma Sirigu in 100 giorni in avanti quanti sono? Ha fatto 5 mesi, 150 giorni in Napoli, ha fatto 149 da ammalato. No, allora, Sirigu ha saltato 5 gare su 21 nelle 22 nelle convocazioni. Sta bene, il Napoli vuole tenerlo nonostante... Io questo voglio capire, perché Mirko non lo sa se va a Cagliari o no. Se non lo sa Mirko, chi lo sa? Lo sai? Tu lo sai? No, al momento non va Sirigu a Cagliari. E continui viene lo stesso? Sì, continui, settimana prossima sarà qui. Il tempo che la Sampdoria... Quindi abbiamo colmato la lacuna dei portieri, diciamo così. La settimana prossima la Sampdoria formalizza Vekic, sì, tra sostituto di Contini. Sì. Portiere dell'NK. Quindi Contini viene a prescindere, anche se Sirigu rimane. Viene a prescindere di Cauteli, perché poi se Sirigu un giorno avrà l'offerta del Cagliari, il Napoli non può dirgli di no, me la fa titolare a casa sua. Se non arriva come il Napoli si augura, avrai tutto a posto, diciamo. Ok, e se invece va via Sirigu devi andare a un altro portiere? No, credo che rimarrai così, cioè continui il secondo come lo faceva a Genova. Ha capito, ma in Champions, in campionato, con uno che non ha mai giocato in Serie A. Sì, ha giocato il portiere che però ha fatto un po' di campionati. No, in B ha fatto cose grandiose, bravissime. È un portiere... È forte, Contini è forte. Diciamo che ha dimostrato anche a Genova. E Marfella che fine fa, Marfella? No, penso che Marfella troveranno squadra, credo, in C, perché io... è una mia idea che c'ho dal primo momento, da quando è nata questa cosa di Contini. Io penso che si completerà così il mosaico: Meret, Contini, Tasiak in Champions League, Meret, Sirigu, Contini in campionato. E in questo modo il Napoli potrà mettere in lista Champions anche Demme Berezinski. Ho capito, hai fatto già i conti. Io credo che uscirà Sirigu dalla lista Champions. Hai fatto già i conti tu. Questa è la mia, non ho fonti certe, è una mia ricostruzione di tutta questa storia. Io penso che invece esce fuori Zerbin dalla lista Champions. No, è un prodotto del settore, non dà fastidio. No, no, a livello europeo non è considerato prodotto del settore, perché l'anno scorso era Frosinone. No, però ti contano i 3 anni di proprietà e conta 2 anni consecutivi nella stessa squadra, e l'anno scorso stava a Frosinone. No, devo controllare meglio, però... Io l'ho controllata questa cosa. Zerbin non è considerato prodotto del VI. Verificalo, perché posso sbagliarmi. Tu sei molto bravo in queste cose, quindi ci darai conferma poi, perché ora te lo studi e lo saprai.
Se fosse così, vedo più Zerbin fuori che Sirico, ti dico la verità. Però da vedere. No, tutto perché, da... Se fosse stato così, sarebbe stato un problema anche prima, credo. Comunque, poi controllerò. Controlliamo, perché le regole della lista UEFA purtroppo sono molto diverse, abbastanza diverse da quella della lista Italia, quindi... Sì, è la... Per esempio l'anno degli under scala di un anno, mentre in Italia sì. 2006 under... No, gli under non esistono proprio in lista 100. Vabbè, la famosa lista B. La lista B vale per i prodotti che ragazzi del vivaio... Però deve essere dal 2001 in sì, UEFA. E devono avere lì 2 anni. Quindi Gaetano, che in Italia è under, in Europa non è lista B. No, però è prodotto del settore... I dati a quelli sta B e credo che Zerbin non ha l'altro prodotto del settore è da vedere. Sì, vedi. Perché il discorso era sui 3 anni di proprietà, altrimenti non potresti mai mettere nessuno noi non ce l'abbiamo. Vabbè, quindi detto questo dei portieri, abbiamo detto Di Lorenzo a destra, Kim a destra con Juan Jesus centrosinistra, e poi sì. Olivera, Mario Rui. Siamo di 4 cambi. Abbiamo fatto di 3-4 cambi in conferenza. Io mi aspetto, poi verificherò meglio durante la giornata. Se Spalletti t'ha chiamato, gliel'hai detto tu. No, perché io mi aspetto una bella rivoluzione al centrocampo. Ah sì, rivoluzione. Io uno solo me ne aspetto cambiato. Don Belé e Elmas al posto di Anguissa e Chiesa. Addirittura, tutte e due le mezzali. Perché ne ha parlato troppo bene in conferenza stampa del modo in cui sono entrati. Quindi tu dici Milano. Lobotka con di fianco Dombele ed Elmas. Sì, e l'attacco invece credo la conferma dell'attacco. Ah, no, Lozano quindi. No, a quel punto sarebbero già 4 i cambi fatti. 2 in difesa, 2 a centrocampo e 0 in attacco. Sì, Lozano non mi ha dato una grande impressione quando è entrato a Milano, era anche il tipo di partita. Però ha fatto un gran mondiale, è stato il migliore del Messico. Era il tipo di partita non proprio congrua per lui, perché c'erano pochi spazi da attaccare. Senza Senti, ma io oggi ho letto una cosa che mi fa riflettere. Raspadori a destra insieme a Kvara e Osi. Mi sembrerebbe strano, la Spadore l'abbiamo visto ovunque. Tranne che a destra. Sì, proprio raramente, ma anche a Sassuolo. Non ha mai giocato a destra. Sì, mi sembrerebbe molto strano. Tra l'altro darebbe anche un messaggio... Negativo per Politano e Lozano, sì. Creerebbe... Sì. Già devono combattere per una creerebbe dei malumori, quindi io non ci credo a questa ipotesi. No, non ci credo. Quindi uomo in corsa, ancora una volta, la Spadore. Sì, penso di sì. Addirittura... a stare attenti, questo è un dubbio che ho, che non faccia proprio la metà la Spadura. Ma Kvara gioca, perché oggi ho letto l'articolo della collega in conferenza, diciamo che è stato ha detto, certo, ha che detto... la presa di botte Sozza l'ha fatto massacrare di botte, però no, tra l'altro lui qualcosina l'ha creato poi non possiamo pensare, neanche Mbappé fa il fenomeno tutte le partite. Però se quella volta che si è liberato quella palla la mette il centro aria, ce ne stanno due. Lo so, però quello è un difetto che a lui a prescindere. Peccato, perché quella palla lì sono due liberi proprio. Sì, ma quello è un difetto che te ricorderai, che Spalletti la batte nel momento migliore, non ora, su questa attitudine lì. Diciamo che i giocatori così sono tutti così, però. Ma l'attaccante modo. Quando deve tirare non è che... No, ma ti dico anche il giocatore di talento, estruso, uno contro uno, è innamorato della... È vero. Purtroppo questa è la condizione. Io non l'ho visto così male. No, neanche io l'ho visto picchiato, che è una cosa diversa però. Anche perché a Milano col Milan, lui fa fare 2 gialli agli avversari che sono stati... Bravo! Se fa la stessa cosa con l'Inter, la partita cambia o no? Dimmi tu. Sì. Allora tu mi devi spiegare, perché poi... Io cerco di fare dei ragionamenti che io a volte riesco, non voglio usare parole dure, mi devo un attimo frenare, perché sono persone che tra l'altro ho anche stimato nella mia vita. Se uno come Marelli, che io reputo uno competente e con il quale dialogavo quando non era nessuno, poi ha avuto successo, magari un po' glielo abbiamo consentito anche noi dandogli tanta visibilità,
è andato a DAZN, io sono contento per lui. Ma se uno come Marelli scrive che sul piano disciplinare Sozza non gli è piaciuto perché mancano tre cartellini gialli all'Inter, di cui due nel primo tempo a Skriniar e a Barella su Kvaratskhelia, come può e poi dopo ha detto a Çalhanoğlu nel secondo tempo, come può poi come fa a essere top? Come fa dopo a dire che non ha inciso sulla partita minimamente e che dovete smettere di fare i complottisti? Cioè, non ti sembra un salto logico clamoroso? Uno... in questi casi uno dice o questo fa ragionamenti con dei salti logici o c'è una malafede di base. In che senso malafede? Nel senso che uno vuole per forza portare avanti una tesi dicendo che quello è bravo e basta, che non si discute e va contro l'evidenza dei fatti. Perché se tu stesso dici che mancano i cartellini gialli, l'hai scritto, come puoi dopo dire che non ha inciso sulla partita e che dobbiamo smettere di fare i complottisti? No, vabbè, poi per me in Italia su Giappoli c'è un problema. Sinceramente, quello che ho visto a Cremone, a Roma, è indecente. Quindi a Cremona no, un gol perfino in fuorigioco non convale, che non c'è. Quello là non lo so, quello là dobbiamo fidarci, ma quello di Testers, cioè dire che quello è fallo, veramente è finito il calcio. Scusa, a Kvaratskhelia l'hanno alzato da terra e hanno inneggiato il gioco maschio, perfino Casarin, poi lì un contatto da minuetto diventa fallo, evidente. Di Bala ha aggiunto un altro rigore dei suoi, dei suoi, e il rigore non dato al Bologna, Ferguson al Bologna, siamo ripartiti, avevamo lasciato, sinceramente il VAR ha fatto però come lo vai dicendo quelli della Juventus immediatamente complottisti, malafede, piagnoni, buba, madonna mia, per me l'Inter ha meritato di vincere, questo l'abbiamo detto tutti. Non è capito. Però la partita è stata pure orientata a favore dell'Inter, che l'ha messa sul piano fisico, questo si può dire o no? È stato un fattore, però onestamente il Napoli ha fatto troppo poco per non perdere, lo so. Poi alla fine sinceramente poteva anche fare il pareggio col tiro, però tu hai detto una cosa prima: se l'arbitro dà le ammonizioni come è capitato in Milan-Napoli, non è che poi la partita prende un binario diverso? Assolutamente, è un fattore, tant'è vero che lì succede che Pioli mette destro e destro fa la rigore su quella scheda. Quindi là quei due gialli sono stati determinanti per la vittoria del Napoli a Milano. Esatto. Poteva capitare sicuramente, però devo dire è un fattore che va sottolineato. Ma te devo dire che il Napoli ma non è l'unica cosa per cui il Napoli ha perso, questo è chiaro, è evidente, non è neanche determinante. Quindi riepilogando, facci la formazione come la facevano una volta a tutto il calcio minuto per minuto dei tempi belli di una volta. Allora, il signor Meret, Sandro Ciotti, Ciro Troise per noi. Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Dombele, Lopotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Ce la siamo segnata, vediamo quanti ne hai azzeccati. C'avevi 10 undicesimi, la vista è buona. 10 undicesimi, diciamo la verità. Questa hai rischiato qualcosa in più. Sì, sì. Però tu hai ascoltato la conferenza stampa e ti sei fatto un'idea. Sì, sì. Oggi è difficile perché poi quando cambi. Non è la prima volta che ha detto che ho 4 e ne ha fatti 5. vediamo. E secondo te, con la Juve, torneranno ovviamente anche Isak, Mani, Lozano? Sì. Lozano ci sarà? Vediamo una cosa alla volta. Pensiamo una cosa alla volta, era giù. Andiamo a vincere a Genova, facciamo così. Non si vince di default nel calcio. Senti, ieri sera sono stato in collegamento col tuo amico Marco Giordano, ti ha chiamato l'osco figuro per tutti quelli che stanno vicino a lui. Ah, bene. No, questo è per mettere pace tra gli amici, ovviamente. No, perché ieri sera si atteggiava, stava con una bella maglione, non so come si chiama, Valentina, mi va. E ho detto, che hai smesso di avere i tuoi sodali soliti con cui vai a bisbocce?
mi stava messo meglio di me, però quindi... ma si atteggiava assai, ti dico la verità. si è atteggiato. Vabbè, comunque Marco Giordano è pessimo, questo lo possiamo dire pubblicamente, questo è scritto nella Costituzione italiana. Perfettamente, va buono, buona giornata Ciro, grazie, ciao, forza ciao. Napoli, vediamo di vincere. Ci facciamo un'anticchia di pubblicità o andiamo al prossimo ospite? Chiedo, ci facciamo. Ma poi lo dico per il web, per il world web, l'anticchia. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, veloce, McDrive. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche questa emittente è in Digital Radio. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Molti messaggi ci stanno arrivando, fra poco ci facciamo una bella scorpacciata, ma prima, a proposito di scorpacciate natalizie, voglio monitorare il mio amico presidente Armando La Pecciarella della Neapolis. Sì, a Natale ha seguito il programma di allenamento del prof o ha fatto un grande allenamento a tavola? Armando, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, come state? Non c'è male. Allora, raccontaci. Buon anno a tutti. Ho visto che il professore che fa la preparazione atletica, Tonziello, ha messo la squadra sotto le fatiche natalizie. Sotto le fatiche, sì. Abbiamo fatto un programma di richiami molto, molto professionale, devo dire la verità. I ragazzi sono di quasi 6-7 giorni a settimana al campo. Veramente speriamo che le gambe rispondano bene. La squadra è stata molto ringiovanita, quindi dovreste essere una squadra che corre parecchio ora. Sì, sì, abbiamo fatto anche un triangolare con società di serie di eccellenza, abbiamo fatto veramente una bella figura. Sì, 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 effettivamente. Quindi adesso speriamo di raccogliere quello che abbiamo seminato. Bene, oggi partita alle 14:30 al Vallefuoco di Mugnano contro la Putiolana. Quale Putiolana? Che ce ne sono due, ce ne sono, giusto? La Putiolana 1909, che sulla carta è quella storica, però come blasone diciamo è quella meno importante, se così si può dire. Perché diciamo, la Putiolana l'anno scorso ha vinto il campionato d'eccellenza e ora... Sì, adesso purtroppo naviga in cattive acque. Non proprio buone. Non buone, però... La Putiolana 1909, anche lei però naviga in cattive acque, effettivamente. Sì, sì, sì. Quindi tempi duri per Pozzuoli. Anche calcistica. Se ripeto, questa è una squadra che comunque ha pareggiato contro la terza in classifica 2-2, vinceva 2-0. Quindi il girone di ritorno, naturalmente, è un girone diverso. Ecco, a proposito del girone di ritorno, visto c'è stato anche il mercato che si è chiuso. Come cambia lo scenario? Il Castelvolturno, che è la capolista, si è rinforzata. La rinforzata della capolista. Ma ha fatto altri acquisti o si è tenuta com'era? Come dire, ha ringiovanito pure lei parzialmente la rosa. E viaggia su quello che è il vantaggio accumulato nel giro d'andata. E la Sessana, che è la vostra inseguitrice, voi siete al secondo posto? La Sessana secondo me ha qualcosa in più in termini di esperienza, ma qualcosa in meno secondo me in termini di freschezza atletica. Però hanno preso un centravanti che va fatto pure gol, che è uno insomma che in categoria si fa. Sì, è un ex lì di sesta, è un ragazzo che di sesta ha fatto gol. Poi bisogna vedere, chiaramente gli attaccanti vivono di continuità. È certo. È chiaro, fare gol. E il vostro bomber Catena come sta? In fase di guarigione, qui davanti a me il dottore che lo sta seguendo, e ha avuto veramente un infortunio
antipatico anche per la zona, voglio dire, dove è stato colpito. Quindi lo stiamo monitorando costantemente. Diciamo che ha preso un colpo ai testicoli pericolosissimo. Pericoloso veramente, infatti. Per fortuna. Meno male che abbiamo lo staff medico che molto forte, molto forte. E che ha provveduto a monitorarlo, perché il ragazzo ha preso una botta in un posto molto particolare e con conseguenze anche, voglio dire, antipatiche. Allora, Neapolis, per chiudere il ragionamento, che ha cambiato l'allenatore dopo poche partite, tornata sui suoi passi e ha richiamato Cottuno, che ha fatto molto bene il giorno d'andata e che è tornato insieme a Tonsiello e tutto lo staff, di cui siete molto contenti. Assolutamente. Quindi, assolutamente. Il matrimonio con Cottuno continua, mentre vi siete separati, e funziona, vi siete separati dal direttore sportivo Gravagnoli. Esatto. Hai ripreso in mano la situazione da par tuo. Sei contento di questo gruppo? Sei soddisfatto del mercato? Sì, dobbiamo dare continuità ai risultati che abbiamo conseguito fino adesso. Speriamo bene, perché ripeto, il girone di ritorno è un girone completamente diverso da quello dell'andata. L'anno scorso fu drammatico perché facesse un girone d'andata straordinario. Veramente. Quest'anno invertiamo la tendenza, no? Invertiamo la tendenza. Abbiamo un'esperienza bruttissima in merito, quindi, però quella è un'altra storia. È un'altra storia. Vabbè, comunque la Neapolis non ha rinunciato a tornare nel calcio più importante, mi pare di capire. Assolutamente no. Assolutamente no. Come vedi questa stagione in un campionato dove è più un cimitero di elefanti che di giovani leoni? Ma al momento diciamo che noi non lo siamo più in quanto voi siete usciti da questo giro. Però credo che, come dico sempre, il cambiamento debba arrivare dall'alto. Se non accade qualcosa nei piani più alti, bisogna cambiare le regole. Abbiamo difficoltà tutti, sì. Questo sì, però queste regole chi non sa se si cambieranno e chi inizierà a cambiarle. Io credo che mettere un obbligo degli over, così come lo abbiamo degli under, sarebbe già un inizio importante per un cambiamento. Mettere un obbligo di utilizzare ragazzi over 35, metterne massimo 3 per partita. Ecco, è già mi pare una buona regola. Vabbè, allora, siamo per giocare, manca quanto? Un'ora alla partita. Infatti è partita allora, anche la musica. Allora, domanda, tu che fai il disc jockey, il presidente, ti occupi delle ambulanze, tutto. Hai scelto la maglia per oggi? Sì, oggi è una maglia spettacolare, oggi è la nostra maglia giallo-grigia, nuova. Ah, quella dei Confederati d'America, insomma. Quella Confederati, lì. Con l'immagine di mio padre sopra, l'abbiamo fatta nuovissima, quindi debuttiamo con maglie nuove, anno nuovo, maglie nuove, speriamo. Classifica vecchia. Allora, in bocca al lupo alla Neapolis, al presidente Armando, che assiso sul seggiolone fra poco farà un attentato alla mia incolumità. Grazie. Bene. Messaggi prima di chiamare i nostri magnifici mister, i fake mister. Noi abbiamo i fake mister. E fra poco li chiameremo, però che messaggi ci arrivano da Giuseppe Gisini, da Ventimiglia. Buongiorno, buon fine settimana, siete gli unici che avete parlato dell'arbitraggio di Zozza, ci assomigliato, con equilibrio e scevri di faziosità, ai tifosi per bene ciò può far solo piacere e niente di più. E che ti posso dire, Peppino caro, io su Zozza ho letto cose allucinanti, cioè mi piace di più chi dice no, arbitrato bene, i gialli non ci stanno, è uno che mente, ma c'ha una coerenza. Ma uno che dice ha sbagliato, non ha dato i gialli, ma questo non cambia la partita, questo è proprio no, non ci siamo. Filena Parola, signor Umberto Chiarello, quali sono le insidie di questa partita? Te lo dico al 97esimo, 98esimo quando finisce, per me sono tutte, basta che vinciamo. Ci sono di tutti i tipi le insidie. Anche Vialli, l'emozione per Vialli, Gabbiadini, l'ex. Per fortuna non c'è Quagliarella che a noi ci punisce sempre, attenzione. Massimo Boninsegni, onestamente il problema qui
si può creare solo il Napoli, perché il divario tra le due squadre, lo dico da è sampdoriano, è un doriano, un blu cerchiato il nostro amico Massimo, lo dico da tifoso della Sampdoria, è tale e tanto, se uno guarda solo i punti in classifica ci stanno più di 40 punti di differenza effettivamente, mi rendo conto, è così, ci stanno, quant'è? Allora, il Napoli ne ha, ora apriamo la classifica, però insomma la Sampdoria ne ha 9 o 8, Davide, ce l'ho qua, eccolo qua, classifica alla mano, Serie A, classifica, ecco la classifica, Napoli punti 41, Sampdoria punti 9, ci sono 32 punti di differenza, niente, insomma. Pasquale Abruzzese, la partita con la Sampdoria è crocevia per lo scudetto, un caso solo a tutta la redazione. No, non è un crocevia allo scudetto, Pasquale, è una condizio sine qua non, che è qualcosa di diverso. Il crocevia sarà con la Juventus. Questa è una condizio sine qua non, bisogna vincere e basta. Una condizione senza mezzi termini. Emanuele De Gennaro, signor Chiariello, spero di sbagliare di tanto, ma il Napoli a San Siro mi ha lasciato perplesso. Manuè, non ci pensa, guarda avanti, andiamo a vincere a Genova, facciamo i bravi, non mi fate prendere dallo scoramento alla prima sconfitta, e che è state voi. Mario Colantonio, ed è vero, il bello di questa trasmissione è che variano ospiti di ogni genere a dispetto dei soliti noti in TV. Guarda Mario, io lo prendo veramente per un piacevole complimento, perché noi cerchiamo di dare voce veramente a tutti, anche a chi non la pensa come la pensa la gran parte del popolo napoletano, come me, come noi. Cioè noi diamo voce anche a persone che appartengono ad altre parrocchie, ad altri modi di pensare, perché ci sembra giusto sentire ogni voce. Poi il giudizio ve lo fate voi, non c'è bisogno di attaccare la gente, insomma. Basta farli parlare e il giudizio ve lo fate da soli. Semplice. O tifoso lo Napoli, così si chiama questo signore che ha la foto di Kvaratskhelia, e mi pare buono. Attenzione alla SAP. No, la SAP, vabbè. Che può essere fatale, anche se situata all'ultimo posto, non è proprio ultimo, lottiamo per il titolo. Insomma, hai ragione quando dici che non conta la posizione in classifica, ma ogni partita ha le sue difficoltà. Abbiamo in linea mister Spalletti, a cui la formazione l'ha data Ciro Troise. Abbiamo appurato tutto ciò. Mister, è d'accordo con la formazione che le ha dato Ciro? Buongiorno a tutti. Dovrò fare una tiratina d'orecchie a Ciro, perché sono informazioni confidenziali. Mi pare giusto, non si devono divulgare. Ma ha detto che giocano Elmas e Dombele, vanno fuori Gelischi e Anghissà, una bomba. Sì, per questo non si doveva divulgare, se no i doriani si adeguano. Io ho un regista di 11 anni che è convinto che sto parlando con Spalletti veramente. Ma perché no? È così, ha ragione. Allora, ci dica la massima di oggi qual è? Un secondo che la prendo, perché l'avevo studiata apposta ed era riferita alla partita precedente. Ah. Per noi non è un ripartire. Abbiamo iniziato questo viaggio sin da quando sono arrivato a Napoli e non ci sono fermate o stazioni. Ci fermeremo solo quando sapremo come sarà andata a finire. Mister, ma a Milano si è fermato però. Ma era una stazione. Dobbiamo proseguire la tratta. Ho capito. Cosa ne pensa mister Gattuso, che si vuole portare a casa Demme? Buonasera a tutti i tifosi del Napoli, a mister Spalletti. A me è dispiaciuto molto che c'è stato questo passo falso contro l'Inter, però come dico sempre, i Saraghi si vedono all'arrivo. Come i Saraghi? I Saraghi? I Saraghi. Ho capito. Mister, ma è vero che si vuole portare Bakayoko pure a Valencia, ma ha sempre problemi di corrente lei, il palo della luce le manca. Ma io su queste battute
sorvolo, io mi voglio portare a Bakayoko, perché non è che se vado a chiedere tipo Goresca, Thiago Alcantara, i presidenti con cui lavoro me lo compro, allora scatto scatto devo chiedere il Bakayoko, ma non ho problemi alla vista nonostante tante battutine, Chi ha fatto le battute? Mister, me lei ce l'ha sempre con un certo giornalista, io non lo so, ma voglio sorvolare l'argomento, mi hanno fatto la guerra, ma chi conosce la carriera lo sa, tutto per me la Coppa del Mondo, io resto sempre quel ragazzo umile che si emozionava le prime partite della Champions quando faceva la musichetta. Ma vuoi un'altra cosa? Non è quella la musica della Champions, mister, ce l'hai confuse. No, qua mi sa che deve intervenire Carlo Ancelotti, secondo me, Allora, rispondo, abbiamo una partita difficilissima con il Villarreal, che dobbiamo bloccare Riquelme. Ma come Riquelme? Mister, ma sai poi dire? E poi c'è Pepito Rossi, che è sempre insidioso. Mister, però... ha bevuto troppo Lambrusco. Io voglio sapere da Mourinho. Mourinho, vogliamo andare a fare la partita a Milano? Vogliamo fare qualcosa? Mister? Non lo so. Roma finirà stagione con 0 titoli. Vediamo se può far vincere un titolo a Napoli. Ma i rinforzi quando arrivano, mister? Rinforzi... li ha avuti Spalletti durante le feste, ha avuto insalata di rinforzo. Io l'unico rinforzo che voglio è nazionale portoghese. E gliela danno? Ci va a allenare il Portogallo, sì o no? Mi sento in gabbia. Si sente in gabbia. Boh, io voglio capire una cosa però. Chi mister mi risponde? Ma come, hanno pigliato Cristiano Ronaldo 200 milioni di euro, non lo possono neanche impiegare perché c'hanno 8 stranieri già? Perché non tutti sono bravi come Giuntoli e come Ciro Troisi a fare le liste. Ciro Popa l'ha detto, fa direttore sportivo, è diventato direttore sportivo. ma lui le liste le sa meglio di Cristiano, io dico a Cristiano mi chiamava. Ciro per fare le liste, dico guarda, ma lui lo sa, chiama lui, se la vede lui. Aurelio, ma è uno scandalo 200 milioni a Cristiano Ronaldo, tu non vuoi dare l'aumento a Marfella, manca il premio scudetto. Ma veda, caro Umberto, questo calcio sempre con queste cifre ipertrofiche, ma perché non torniamo a qualcosa di ascetico, di sparagnino? C'era un calciatore nella rosa del Marsiglia, Sparagna, che sta giunto lì di comprarmi in tutti i modi. Certo. Ma un nome che ha una poesia, senti come suona bene, Sparagna. Io mi commuovo, ne parlavo pure con Gwyneth Paltrow quando venne a girare un film a Ponticelli, nel rione Conocal, quando presi il Napoli. Non lo so perché devono... Però se Napoli avesse avuto un attacco lasagna e maccarone, perlomeno risolvere il problema della mensa, no? Sì, però poi ci voleva un periodo di sanoreica, di dieta proteica, non potevano giocare. facciamo un poco di bollette, ragazzi. Allora, pronti, mister? Ai nastri di partenza, Gattuso e Spalletti. Si comincia sabato ore 15. Fiorentina Sassuolo. Allora, se posso partire io vedo una vittoria dei Gigliati e secondo me il Sassuolo deve stare molto attento a Riganò. Questa è la sua partita che si può sbloccare. Riganò non gioca da 15 anni, mister. Ma questo è il periodo che si sblocca. Mister Spalletti, Fiorentina Sassuolo. Devo andare contro le mie origini e dire Sassuolo. Addirittura. E chi segna? Io l'ho visto già l'altra volta, Magnanelli. Sì, Magnanelli, ma non gioca! Vabbè. Lo so. I mister hanno un po' le idee. Sono troppo presi dalla partita. Juventus Udinese alle 18. Ancelotti, chi vince? Allora, io vedo una Juve che con Zavaro, Rui Barros, può mettere in crisi l'assetto
difensivo di Galeone. Quindi dico 2-0, segnerò loro. Però palo di Edigno. No, c'è un problema, mister Angelotti. Lei non è che non ha aggiornato l'ora legale, lei ha sbagliato proprio l'orologio. Perché sono diffidati e non giocano Rui Barros e Mourinho, ci dica la sua, Juventus Udinese. Io quando vedo bianco-nero faccio il segno delle manette, quindi dico io. Le manette in questo momento mi pare un tema molto appropriato, direi. È per questo. X 0-0, così la Juve rimane imbattuta e contenta, tutto a posto. Allora, la sera Monza-Inter, che vogliamo fa? Se potete venire Dorazzi, sempre più difficile, perché chiaramente bisogna distaccare pure la Juve, che non si augura sempre la magistratura, faccio quello che deve fare. Nel Monza mi sembra ci sia quel giovane Casiraghi che può un po' troppere i baroni. Vabbè, vantaggio Brianzolo con Casiraghi, per noi segnare Coba a calcio curto. Ma lei è legato a Moratti, lei è legato a Recoba, è vita da Durante, lei lo sa che doveva andare in Serie B, è colpa di Recoba, l'hanno salvata. Vedremo, dopo 20 anni ancora vedremo, vabbè, a posto. Monza Inter. Ma secondo me il Monza può fare la partita e Inzaghi se ne deve andare con un passaporto questa volta, vero? Quindi come finisce? Secondo me finisce 2-1 per il Monza. Clamoroso al Brianteo, clamoroso. La domenica, ora di pranzo, Salernitana-Torino, alle 12:30 si mangia con granata a gogo. Allora, questa è una partita dove il Toro passa in vantaggio con Maltagliati. Certo, ora di pranzo i Maltagliati ci vogliono, effettivamente. Per la serietà pareggia un giovane Grimaldo. Un giovane Grimaldo? Mamma mia. Quindi 1-1. 1-1. E cosa ci dice mister Spalletti? No, adesso lo sono attimista. Dico che la colatura da Ricci vincerà. La colatura da Ricci Allegri, ma che ci sta, mica stiamo giocando, che ne so, in Costiera Amalfitana, mica siamo in Costiera Amalfitana, la colatura da Ricci. Cetara è vicina. Cetara è vicina, effettivamente. Quindi vince la Salernitana con la colatura. Cioè, che fanno? Il doping dopo trovano le alici nel sangue. Sì, dai. Tanto il doping io me ne intendevo. Quindi vince la Salernitana. Bene, per mister Acciughina, giustamente Acciughina Allegri, mi pare giusto. Come potevo fare altrimenti? Poi vuoi sentire qualcuno che mi dica se Antonio Conte vuol partecipare ai pronostici alle 18 della domenica, no, alle 15, attenzione, ci sono un po' di partite, ci sono Spezia Lecce. Governatore, dica, per carità, lei ha detto la parola. La Salernitana può dominare col Torino, no? Mi si chiede di questo Spezia Lecce, questo match club che dovrebbe far fermare tutto il pianeta. Nel Lecce io ricordo Prodezza, secondo me andranno in gola anche domani Barbas e Foscugli, che giocatori me li auguro veramente di vedere in Campania. Nello Spezia questo giovane Calaiò di cui mi parlano bene, 2-1 per i pugliesi. Governatore, mi perdoni, ma secondo me manca qualche tampone in questo ragionamento. Forse si aspettava che dicessi che segnava pure Virtus per il Lecce. Non è sicuro che giochi. No, non è sicuro che giochi, effettivamente. Ma li facciamo giocare con la mascherina o senza? Ma adesso il governo sta trattando questa pandemia come una sciocchezza. Diciamo che io sarei sempre per evitare, per abrogare Campania Sport, che è un assembramento, specie dopo le feste. Ma come gli anticelli è dimagrito, governatore, quella persona 40 e passa chili. Ma quella è l'unica persona a Natale in Campania che è dimagrito, sempre fuori dai pacchetti, questo gli anticelli.
Provocatore, un provocatore, uno che dimagrisce a Natale è un provocatore, effettivamente. Allora, Spezia Lecce. Dunque, secondo me, nonostante il gol di Cevampon, il mio Spezia vincerà. Sì, io penso che voi state, cioè, avete problemi d'orologio molto gravi, ma non fa niente. Lazio-Empoli, polemiche a Roma, la Lazio, tutti contro tutti. Io mi auguro che non vinca, che dice, possa vincere la Lazio. Che ma come lei è di Empoli, è embolese. Ma mi ascolti, direttore. Io mi auguro solo che non vinca il razzismo. Questa è l'unica sconfitta che ci deve stare. È giusto, hanno avuto la curva chiusa, mi pare giusto. L'Empoli ce l'ha calciatore di colore, no? Come pare no. No, questo non lo so, non me lo ricordo. Però di certo io sono più vicino all'Empoli che alla Fiorentina. E beh, certo, certo, non c'è dubbio. È nato pure calcisticamente con l'Empoli, quindi lei tifa Empoli. Ma come finisce? Finisce 2-1 per la Lazio. Ah, meno male che ti fa Empoli, mi fa piacere. E dall'altra parte chi abbiamo per questo pronostico? Ma posso intervenire pure io, Montesano, che ho sentito Montesano sui Montesano, ma lei tocca il culo alle donne. Ma mi hanno confuso con Memorenici. Ah, ma quindi a Lazio domani battere. La maglietta, lei c'aveva la maglietta un poco datata, insomma, una cosa così. Vabbè, ma quello è un gruppo goliardico. Poi... un gruppo goliardico. Ci divertivamo a vedere i treni che arrivavano in orario. Ah, ecco, comunque, capito. Senza sbilanciarmi, 2-0, signori Rambauti. Ma io pensavo che lei mi volesse dare la trissa d'Agnano. Soldatino, King e D'Artagnan, va bene? Vabbè, questo è un classico, direi, soldatino King e D'Artagnan. Spalletti, lei corre, gioca ai cavalli? No, quello è a Spighina, io gioco solo con le paperelle. Certo, lei c'è la famosa paperella lì. E a Ciughina che i cavalli è abituato? Pure Moggi, Moggi c'è i cavalli, Moggi, No, non parliamo di Moggi, sennò si apre un polverone. Io sono contento... che chiunque vinca vinca di corto muso. Certo, di corto muso non c'è dubbio. Quindi abbiamo detto, e ora arriviamo alla partita clou, molto clou. Sampdoria, Napoli, Gattuso, forza! Allora, secondo io non vorrei pronosticare una vittoria del Napoli per Scaramanzì, però lo vedo favorito perché secondo me Fesa e Pavon possono mettere parecchio in crisi la difesa. Ma non è che hai citato i più scarsi, mamma mia, Pavon, ma io penso che l'attaccante più scarso della storia del Napoli. Però. Può finire 0-2, nella Samp c'è da temere solo Pradella. Ma quindi gioca da 30 anni? Giocherà, vince 2-0 in Napoli. Vince 2-0 in Napoli. Ma sta sempre muro a muro all'ospedale, mister? Dopo ieri col Cadice gioco proprio dentro all'ospedale. Effettivamente. Io voglio sentire però Mourinho che ne pensa di Sampdoria-Napoli. Ma io purtroppo queste, io tanto in alto non riesco a guardare. Non è possibile per me guardare. E allora mister Spalletti ci dica come la vince questa partita. Io dico solo over 2.5. Over 2.5, non posso dire di più, però le fermate la maggiore, cioè fatta a Milano, basta fermate, mo bisogna correre. No, noi siamo come Freccia Rossa, anzi Freccia Azzurra, dobbiamo andare con l'alta velocità. La domenica sera ci sta Milan Roma e allora qua voglio Ancelotti e Mourinho, stavolta è parte in causa, per forza deve rispondere. Ancelotti, Milan-Roma. Allora, per me, anche se ho il cuore così a metà, favorito il Milan. Vedo bene Dorasso, segna 1-0, raddoppio di Smoje, terzo gol di Ibrahim Ba e poi doppietta della Roma che illude tutti di Piacentini, 3-2. No, mister, voglio dire, a quale cascione l'ha pigliata, a chi si cae? Ah, mister, forza!
parla di me, io potevo dare parola a un tifoso della Roma VIP. A un tifoso della Roma VIP? Sì, buonasera a tutti. Sono un capo politico, se mi avete riconosciuto. Chi è? Ex capo del Comitato Tecnico Scientifico. Oh Gesù. Ex presidente del Consiglio, tifoso della Roma. Conte, ma lei è tifoso della Roma? Eh sì, sono tifoso della Roma, nonostante... Ma pure D'Alema è tifoso della Roma, Conte! Eh sì, sono lo pacchiotto, c'ho il cuore lo pacchiotto, non si può sapere niente. E volevo dire solamente che io spero una vittoria della Roma per dare almeno quest'anno una soddisfazione a Gigino Di Maio, che... Gli diamo il reddito di cittadinanza perché è disoccupato? No, è purtroppo sì, e per dare una soddisfazione almeno di dargli... Una gioia per il Napoli, vedo, solo per questo. Ah, ecco, capito. Ci manca D'Alema qua, abbiamo completato l'arco costituzionale. Dopo questa partita, il lunedì giocano due partite addirittura. Verona Cremonese, che credo la vedono manco i parenti. Come finisce? Per me vince la Cremonese, se mi permettete, segnalo lassù Gianluca Vialli. Segna da lassù, gli mandiamo un bacio al cielo. E dall'altra parte, che si dice su Verona Cremonese? Vabbè, mi associo al saluto di Matteo. No, sì. Vabbè, vince la Cremonese, Alvini merita, ma parlando seriamente. Giocano a pallone questi, per la verità, poverini. No, è possibile, sono stati defraudati proprio la partita con la Juve, proprio esageratamente. Vabbè, no, ora... Non voglio sentire queste cose. Io ho la chiavetta con tutti i falti calzoni. Ce l'ho pure io, me l'ha data pure a me l'ha data. C'ho anche degli editoriali di Chirico e Oppini che ti mostrano che quel processo era una farsa. Va bene, Bologna-Atalanta per chiudere. Allora, vinse Bologna 2-0, doppietta di Depari. Sono tifoso bolognese. Lei è tifoso bolognese. Gianni Morandi, che ne dice Bologna-Atalanta? Uno su mille ce la fa. Vince Bologna. Vabbè, l'Atalanta insomma è in caduta libera, mister. Sì, ma anche perché Bambo ha fatto il suo, adesso tocca agli altri. Vabbè, insomma, abbiamo fatto la schedina datata, la schedina pazza, però io vi voglio invitare a spendere qualche euro per un orologio nuovo, perché state un po' indietro, mister Ancelotti. Lei mi pare un po' datato, sinceramente. Ma io ho problemi con DAZN, quindi vedo le partite su YouTube. Forse per con 3 secoli di ritardo, più o meno. Mister Spalletti, io voglio una parola finale di fiducia per i napoletani. Lei ci dà una frase storica di quelle sue. Che noi saremo l'arco che scaglierà la freccia della gioia di Napoli. Poetico. Ringraziamo i due mattissimi professionisti, Marco Bruttapasta, avvocato per Diporto, in realtà blogger comico in servizio permanente effettivo, e Matteo Biccari, che ormai non si chiama più Biccari perché è noto come Matteo Spalletti. Abbiamo comprato la calotta per fare Spalletti dal vivo? Certo, aspetto solo lui. Siamo a posto, quindi lo incontreremo facendo un confronto Spalletti con Spalletti. Grazie a Matteo, grazie a Marco per la nostra famosa schedina pazza. Arrivederci. Siete sempre fantastici. Manca 2 minuti di messaggi, 4 minuti di messaggi, dai, facciamoceli. Vediamo un po' cosa ci dicono i nostri amici da casa. Certo che Matteo e Marco sono straordinari, hanno coinvolto tutti, perfino la politica. Pasquale, l'abbiamo detto, lui è convinto che questo sia crocevia. Saluto a tutta la redazione. Oggi che non c'è la Castelli, non fate i farinelli come al solito, bravi, bravi. Giuseppe Cenic, Nicola, Raspadori Pensierischi e lo Zao Napolitano, quindi la tua formazione è un po' diversa da quelle che abbiamo sentito fino ad ora. Due cambi.
chissà se gioca la Spadoni per Zielinski. Io penso che è una possibilità vera. Mario Colantonio, gli ospiti che variano, sì, l'abbiamo commentato, noi abbiamo questa abitudine di far sentire la voce di tutti, le voci di dentro. Ma io credo che abbia come immagine una delle maschere della Casa di Carta, no, non so. Comunque, Cesarano, un ospite sempre gradito, uno scrigno di aneddoti e ricordi. Che grande, Rino Cesarano è veramente un grande, hai ragione. Giuseppe Gisini, chi può vantare di avere il privilegio ospiti come Cesarano, un signore in antitesi con molti facinorosi che popolano non solo i siti social. Grazie signor Cesarano, lei è un zucchero, trasmette serenità. Devo girare a Rino questi messaggi. Se mette troppo zucchero, poi la glicemia sale, deve stare attento. Filena Parola, Senza fine e Il cielo in una stanza sono due poesie alle quali è stata scelta la melodia appropriata, senza dubbio sono due canzoni straordinarie. Qualcuno ha visto sempre Piccisini, ha visto il filmato del presunto fuorigioco sul primo gol della Cremonese? È un mistero, non l'hanno fatto rivedere. Purtroppo i tifosi juventini imperversano approfittando della cortese ospitalità di cui sono oggetto. Fate i bravi. Non ce la fanno a fare i bravi, Peppe. Non ce la fanno. Il loro DNA è pieno colmo di hubris, di tracotanza. Sempre Cenicola, Giuseppe, un altro Giuseppe. A me non è piaciuta la direzione della partita. E manca a me, Giuseppe, l'abbiamo già detto. Sozza non ci è piaciuto. Ma come si può promuovere Sozza internazionale? Andremo a fare anche in Europa una figura di fetiente. Già hai usato la parola un po' più a cunciurella rispetto a un'altra che temevo potessi usare. Eh sì, e abbiamo dovuto accelerare la nomina perché altrimenti perdevamo un posto internazionale. Massimo Parascandolo, ma non è quello del film di Bellavista, no? Ciao Umberto, sei veramente simpatico e competente, posso farti una domanda? Ma perché non gioca la Spadoni con Osimhen dal primo minuto, dall'inizio? Grazie. E questa è la domanda che si fa allo stesso Spalletti, per non alterare gli equilibri tattici della squadra. Ma chissà che non accada a Genova che tolga Zielinski e metta la Spadoni facendo questo Napoli un po' più sbilanciato, ma più d'attacco. Mario Colantonio, indubbiamente, personalmente, ho visto anche Kim di Lorenzo, Politano e Lobotka sottotono. Io no, nel senso che ho visto Kim e Lobotka bene, mentre di Lorenzo appena appena insufficiente. Politano invece l'ho visto malino nella partita di Milano. Un utente Facebook, il Napoli avrebbe dovuto menare come l'Inter a Milano. Ma il Napoli è diverso come squadra, non ha questa caratteristica di fisicità. E a chi dovevano menare? A Lukaku e Zeko? Non è facile. Pasquale Abruzzese, sono d'accordo, c'è bisogno di aria nuova, entrambi giocano per inerzia. Non so a chi si riferisce, lo dice entrambi. Boh, forse Lozano, non so. Mario Colantonio, il regolamento varia in base alle squadre strisciate. Questa è una bella tesi, perché se andiamo a guardare quello che è accaduto a Cremona e come Sozza ha condotto la partita a Milano e sentiamo i commenti di Casarin e soci, veramente c'è da pensare che non c'è un solo regolamento, ma più regolamenti, e questo non può essere, non può essere. Abbiamo praticamente finito per oggi. Bella cavalcata. Se avevate qualche dubbio sulla formazione del Napoli, dopo questa trasmissione i dubbi aumentano. Per chiudere, Ruben Tus. Io rubo da me, penso, questo signore mi pare parecchio a Juventino. La Juve non ha bisogno di giocare bene, è fuori classe col fischietto che vincono le partite. Io non sono così d'accordo, perché se dovessi pensare questo non farei più questo lavoro. Penso che la Juve gode a volte di errori arbitrali, così però quest'anno come due volte ha dovuto subire dei torti con la Salernitana e con la Roma. Giuseppe, non creare un caso Sirigu. E mica lo sto creando io, lo si legge dappertutto che Sirigu
vuole andare a Cagliari e che Sirigu ha molte richieste. Il caso non esiste, ma esiste questo punto interrogativo su Sirigu da tutte le parti. Emanuele De Gennaro, oggi solo senza la Castelli, grazie di, guarda, vedi questo bello rilassato, sereno, recupererà domani sera con gli Anicelli, allora ci proprio a botte, face green smiling, e no, poi lunedì torna la Castelli, voglia, quando ce ne dobbiamo dire ancora, Emanuele, solo il sabato ci rilassiamo un attimo. Abbiamo finito? Sì, mancano meno di 30 secondi, allora dobbiamo solo salutare e ricordare che il Napoli scende in campo domenica alle 18 con la Sampdoria a Genova, nel momento in cui ci sarà un grande saluto a Gianluca Vialli. Noi vi salutiamo dandovi l'appuntamento per le ore 13 di lunedì per un calcio alla radio. A noi la radio non piace tradizionale, diamo un calcio alla radio e divertiamoci. Un calcio alla radio.